Amici, ma soprattutto amiche di TV Luna, buonasera e ben ritrovati ancora una volta con l'unico vero appuntamento rigorosamente live con il calcio che conta. Ben ritrovati quindi con Luna Azzurra Stadio 2.0 speciale Europa League. Ci siamo tra un quarto d'ora circa, squadre in campo e notte di gala, sembra quasi Champions, in realtà è Europa League, la coppa a cui ambisce il Napoli, tutti quanti noi che amiamo i colori della nostra squadra e della nostra città. C'è Osimhen dal primo minuto, Barcellona-Napoli al Camp Nou. Tra meno di 15 minuti andiamo subito con le formazioni ufficiali. Vi diciamo che Victor Osimhen c'è, sciolti gli ultimi dubbi della vigilia, recupera al 100% il nigeriano e sarà lui a guidare l'attacco del Napoli con Meret tra i pali e poi in difesa ci saranno Koulibaly e Rachmani sulle fasce. Vince il ballottaggio Juan Jesus su Goulam, non c'è Mario Rui sulla destra. Tosta canovista Di Lorenzo, a centrocampo Fabian Ruiz che gioca praticamente in patria insieme ad Anguissa, non c'è Lobotka infortunato e poi scelte obbligate lì davanti con alle spalle di Victor Osimhen Insigne, Zielinski ed Elmas, non giocano ovviamente perché indisponibili, e Lozano e Politano. Tra poco anche la formazione del Barcellona. Buonasera e ben ritrovato intanto a Carlo Iacono. Buonasera Lucio e ben ritrovati agli amici a casa. A Danilo Coppola. Buonasera, buonasera a tutti. A Dario Tudisco, patron di Full Slot, che ci ricorda le quote live. Buonasera, buonasera a tutti. Come dicevamo prima, secondo i nostri coristi, Barcellona favorito per questa partitissima stasera. Quota 1,97, vittoria a Barcellona. L'X è quotato a 3,60. Un'eventuale invece vittoria del Napoli è quotata a 3,80. Per quanto riguarda invece gol e non gol, partita da gol, secondo i nostri coristi, la quota è 1,60. Marcatori, attenzione a Osimhen, quota 3, seguito da Insigne, 3,75, Zielinski ed Elmas a quota 6. Aubameyang invece probabile marcatore per quanto riguarda il Barcellona con quota 2,25, seguito da Dembélé, Traoré a 3,50, a Pedri a quota 5. La nostra quota particolare che abbiamo deciso di quotare stasera invece è se ci sarà eventualmente un'espressione. Quota sì 4,27, quota no 1,15. E questo lo deciderà l'arbitro che in questo momento è inquadrato dalle telecamere di DAZN. Chi arbitra, caro Carlo? István Kovács, che è un rumeno, 41 anni, ha già arbitrato il Napoli nella stagione 2019-2020 in Champions League. Il Napoli era in trasferta a Genk, quella partita terminò 0-0. La cosa particolare è che quella stagione poi vide gli azzurri affrontare proprio il Barcellona agli ottavi, quindi c'è in qualche modo un nesso. Cornice di pubblico pazzesca in questo momento al Camp Nou con i tifosi blaugrana ovviamente a sventolare in aria i loro vessilli. C'è una presenza massiccia anche di tifosi napoletani per fortuna, e poi assisteremo al ritorno tra una settimana qui a Napoli al Maradona, dove ci dovrebbe essere la capienza del 75%, quindi anche in quel caso ci sarà una presenza importante dei tifosi napoletani. A proposito di tifosi napoletani, andiamo a presentare i tifosi VIPs che questa sera insieme a noi vedranno la partita. L'ho visto già abbastanza arrabbiato, crucciato, perché avrebbe voluto dire lui tutte le informazioni sull'arbitro Kovács, il rumeno che arbitrerà il Napoli, lui che è uno storico praticamente del Napoli, sa tutto del Napoli dalla A alla Z, soprattutto per quanto riguarda la lettera A, gli arbitri appunto. Il nostro Diego Sanchez, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a voi, che piacere, che onore essere qui con voi dallo studio di Studio Luna. No, nel senso, mi piace piacere. Non ti si crede. Sono contento, non mi si crede. No, niente. L'unica cosa ho scoperto ora in questo momento che l'arbitro è un singer praticamente. Ma che è un singer? No. Ma che c'entra? Ma che è sto razzismo? No, che razzismo? Perché io che è tutta la terna è rumena. È un'etnia, eh? Tutta la terna è rumena. Tutta la terna, quindi è il terno. Quando si parla terna, l'anima della tombola di Diego Sanchez. Che ha la sono fortuna. Felice. Guarda, lascio a te l'incarico di presentare la persona che è alla tua sinistra. Ma guarda, io sono onorato, felice finalmente di avere al mio fianco veramente un'attrice, una ballerina, una showgirl, innanzitutto una bellissima donna. Applauso per la nostra Adele. Buonasera, la signorina Adele Vitale. Adele lei Vitale ha tutte queste qualità, però insomma una cosa sbagliata lei ce l'ha, perché lei conosce già Diego Sanchez personalmente. Ma tu pensa che lei è ballerina, è sì, ballerina, ed è l'unica ballerina che non è stata con me. Quindi, ed è per questo che la sua carriera è continuata, tra le altre cose. È per questo che la sua carriera è continuata, tra le altre cose. Ormai colonna fissa della nostra trasmissione, lo speaker di One Station, Michele Chianese. Buonasera a tutti, buonasera, ciao papà. Infatti siete una sorta di gemelli di Messi, praticamente. Siete vestiti uguali, no, come diciamo mai? Diciamo la verità, perché visto che lui ha detto questa, noi stiamo facendo delle prove tecniche. Allora, diciamo la verità, noi abbiamo saputo da fonte certa e sicura che Coppola è in trattativa con un'altra emittente, con un'altra trasmissione.
e quindi vorrà lasciare l'anno prossimo TV Luna e soprattutto Luna Azzurra Stadio. No. Poi vi sveleremo i motivi di questo abbandono, tra le altre cose, veramente. L'unico che sta ridendo è Michele Chianese, non capisco perché. Però sta facendo benissimo, perché giustamente stiamo partendo pure noi di capire metà pronto e cosa. Perché comunque per cercare di non far sentire la mia mancanza, ma ci riuscirà pure, perché comunque perché non so c'è un feeling particolare. Manchi. Ti dovresti solo vergognare per quello che stai facendo. Vergognati, non una, 110, mille volte. È chiaro? Silenzio, basta, parlo io. Allora, caro Michele Chianese, l'abbiamo salutato, ben ritrovato. Detto questo, tra poco parleremo di Barcellona-Napoli. Non abbiamo dato ancora la formazione di Barcellona, prima o poi la daremo, anche perché dovremo parlare anche di calcio ogni tanto nella nostra trasmissione. Nel frattempo mi ha raggiunto qui al mio fianco, si è palesato improvvisamente una bellezza della natura. Necessarie. Eccolo qua, ecco, subito l'animale che c'è. Che stiamo fanno rimanere? Sai, fammi presentare questa bravissima attrice napoletana che abbiamo potuto ammirare per tante settimane sulla Rai, perché c'è gente... che riesce ad arrivare in Rai. Sanchez, silenzio lei! Rowena, fora Rai! Sanchez, tre volte è andato in Rai a vedere tre volte Made in Sud. E basta! Ah, sì, silenzio! Assolutamente è chiaro. Silenzio! Ma non è vero, perché io non mi atteggio, mica dico che mo comincia Malinconico e ci sto pure io a Rai 1, non lo dico! Bravo, fai bene, non lo dire. È chiaro, proprio che è stato per cambiare la TV a Miraglia, adesso passerà a solo Rai 28. Allora, buonasera, complimenti alla signorina Giovanna Sannino, mamma mia, ma che successo è stato questo mare fuori? È stato un successone che noi non ci aspettavamo assolutamente. Nemmeno perché... io per questo ho rifiutato di andare a Provino, perché non me l'aspettavo. Poi dopo scoperto che era una cosa eccezionale, complimenti davvero. Grazie. È contenta di questo sono successo? Sono contentissima, anche perché adesso stiamo preparando la terza stagione, quindi siamo ancora più... È perché il mare è infinito, quindi si può fare 3, 4, 5. Sì, sì, tutta la vita mare fuori. No, tra l'altro quindi... io devo dire la verità, io purtroppo non vedo la televisione. Avendo due bambini questa piccolini, lo so. Non vedo la televisione. Hai provato se sta in uso? Non ho capito. Hai provato se sta nel salone? Mia moglie non mi ci fa andare, tra le altre cose. Vabbè, sono scuse queste, perché tu c'hai una casa che lo può, che si permette la buchi pure cucina. Va bene, silenzio. Non parliamo di cose che non interessano alle persone da casa. Dicevo, signore, però io ho sentito dire veramente di questo grande successo di Mare Fuori. E che molte persone hanno preferito a Gomorra, perché poi Mare Fuori mi pare che lanci un messaggio molto molto positivo di recupero dei ragazzi. Sì, il messaggio principale è quello. Il mare, quello mare, stai zitto che ti butto un iPad appresso, poi ne parleremo. Bene, poi tipo anche in Genizia si asciò sangue. Ma quello, questi hanno iPad che ti fai male. Perdonate, non voglio interrompere questa cosa qua che è molto più interessante, però io volevo, approfitto velocemente. Visto e considerate che Dario Tudisca sarà da bancarella alla Mercerella, ma io la settimana prossima posso mettere qua un po' a stazione con dei taralli, un po' di torroni. No, non puoi, perché già ce l'abbiamo, abbiamo il biscottificio Pezzullo. E allora il turrone. Il turrone va bene, perché anche la nostra trasmissione è identificata come una vera e propria bancarella. Benissimo, andiamo avanti. È tornato a trovarci, a proposito di torrone, ossia di cose buone da mangiare, il nostro amico del Rusticone di Arzano. Buonasera Antonio, come stai? Sì, bene, bene. Mi è piaciuta l'altra volta, Hai firmato gli autografi, i selfie in mezzo alla strada dopo la tua presenza nella nostra trasmissione in qualità di ambasciatore del birrificio artigianale napoletano. Ha mai bevuto la Nartigiana? Mai. La beva, perché veramente si ubriaca in un secondo. Allora, tra poco andiamo da Nino Piacenti, che è sempre alla Principeria a Casavatore. Vi dovevamo la formazione ufficiale di Barcellona e ovviamente la va a leggere, si inginocchiano nel frattempo proprio per dire no al razzismo, cosa che non conosce Diego Sanchez. La formazione di Barcellona, vai Iacono. Sì, 4-3-3 per Xavi, c'è Ter Stegen tra i pali, Mingueza sulla destra, Piqué, Garcia centrale, Jordi Alba a sinistra, centrocampo a tre formato da Pedri, De Jong, Nico Gonzalez, l'attacco sempre con un tridente con Adama Traoré, Aubameyang e Ferran Torres. Allora togliamoci subito qualsiasi forma di dubbio. Cara Adele, cara Giovanna, da 1 a 10 quante ne capite di calcio? Cominciamo da Giovanna, 0, Adele, 0. È la trasmissione giusta per voi, perché anche noi facciamo finta di capire qualcosa di calcio, ma in realtà non capiamo una mazza. Vi possiamo dire, perché questa è cosa certa e sicura, è una competizione europea, c'è l'Europa League, non è il campionato italiano di calcio. Okay, è chiaro? Ci siamo. Si gioca al Camp Nou, si gioca a Barcellona, cioè questa è l'andata, ovviamente, poi ci sarà anche il ritorno tra una settimana. Andiamo da Dino Piacenti. Piacenti! Eccomi qua Lucio, tranquillo, tutto a posto, qui fermente, ci sono degli ospiti che adesso ti presento subito. Intanto ti presento Maurizio. Salve, buonasera a tutti gli amici di Buluna. Ciao Maurizio, guarda, buonasera. Maurizio, cosa ti ha preparato? Andiamo sul primo piano, che questo è per Lucio Pierri, guardalo. Ma che è, una scultura? Aspetta che adesso ti faccio spiegare da lui come funziona il tutto. Intanto gustatevi questo panino virtuale. Allora, in pratica noi ogni mese componiamo un panino nuovo per i nostri clienti. Questo è il Marchese Giacomo. È composto da una base di gatto di patate, un hamburger di Romagnola,
del prosciutto cotto di Praga che poi ripassiamo e lo facciamo arrosto, di carciofini pastellati e fritti e una squisita maionese al tartufo. Una ma vera delizia di palato. Lo sai Maurizio che stasera che torno a casa a Somma Vesuviana hanno chiuso la 268, adesso sono costretto a passare per Casavatore. Faccio giro un po' a lungo. Lucio passa da qui più tardi, mi raccomando Maurizio. Siamo, lo aspettiamo con piacere. Complimenti per questa bellissima creatura che hai. Grazie, grazie mille. Forza grazie Napoli. Maurizio. Forza, io esco, ringrazio e saluto Maurizio, quindi dopo passa perché poi aspettano perché mi aspetta un ex senatore, carissimo Lucio, perché noi abbiamo mezzi potenti di Luna Azzurra Stadio. Addirittura un ex senatore, un ex sindaco, un ex calciatore, di tutto. Eccolo qua, Pasquale Sollo, benvenuto. Salve, grazie Dino, grazie. Saluti agli amici di Weekend Dancing. No, qua è Luna Azzurra Stadio, Lucio Pierri in studio con gli ospiti. Saluti agli amici di TV Luna Stadio, allora, che seguo comunque. Luna Azzurra Stadio, senatore, dica bene. Luna Studio Stadio. Me ne vado di qua. Allora, lei da quanti anni segue il Napoli? Noi siamo quelli di Luna Studio Weekend Dancing. Sono stato allo stadio, avevo credo 2-3 anni, mi portava papà, ma soprattutto la più grande tifosa, la buonanima di mamma, grandissima tifosa del Napoli, espertissima proprio. E poi da lì è nata la mia passione che nel corso degli anni non ho mai abbandonato. Ti raccontavo prima, ero sullo stadio l'87, il 90, i due grandi scudetti del Napoli, il tempo della grande, tutti dicono del grande Maradona, io amo dire della grande magica, che suppongo credo che tu ricordi. Certo, perfetto. È Carnevale che è la riserva ed è il quarto marcatore in Italia, quindi ma questo Barcellona, mancano pochi minuti all'inizio di questi playoff al Camp Nou, la si sensazione gioca, è già iniziata zio Dino, la sensazione sul risultato è indubbio perché è una grandissima, è iniziata già la partita adesso. Perfetto, io mi auguro che Napoli vinca, è importante che Napoli tenga testa perché da questa partita può scaturire una fortissima convinzione che può avere grossissime influenze positive su quanto. Bravo Pasquale, ha ragione Pasquale Solo, sono d'accordo con lui. Giocare bene stasera, giocare diciamo all'altezza del Barcellona, che non è più quella là di Xavi, Nestia, Messi, questo lo sappiamo tutti, però è comunque sempre una grande squadra, può portare quello scatto di mentalità e di positività che si può trasmettere sul campionato, su queste partite, perché il campionato è aperto e siamo ancora in corso. Ovviamente io mi auguro che passiamo anche questo turno di Europa League e ce la giochiamo anche lì. Siamo una delle squadre più forti e lotteremo alla pari, se non meglio, col Barcellona. Quindi sensazione positiva questa partita stasera, un risultato positivo per il Napoli al Camp Nou e un altro ancora più positivo tra 7 giorni al Diego Armando Maradona fuori grotta. Mi auguro di sì, mi auguro che stasera il Napoli se ne esca con una vittoria, anche un pareggio andrebbe bene, e a Napoli qui dobbiamo calcisticamente farli male. Forza Napoli sempre, eh? Sempre e comunque. Zio Dino, torniamo tra due minuti da te. Tutto, ti ridò la linea. Grazie, a tra pochissimo. Qui intanto si gioca il quinto, siamo entrati nel quinto minuto di gioco, sempre 0-0 tra Barcellona e Napoli. Nel frattempo non è successo nulla di che, se non un brutto pestone che ha rimediato Fabian Ruiz. Occhio adesso al Barcellona, entra dalla sinistra in area di rigore, lo scarico all'indietro, la conclusione alta di pochissimo da parte di Pedri. Sì, è Pedri. Ha gestito la palla al Barcellona sulla fascia laterale sinistra, poi è arrivato al centro dopo aver rubato palla a Di Lorenzo, l'arbitro non ha dato il fallo, quindi il Barcellona ha proseguito nella sua azione, è riuscito ad arrivare a rimorchio a Pedri, che ha dato la conclusione da fuori alta sopra la traversa. Diciamo che in questi primi minuti abbiamo visto già qual è il piano gara dei Blaugrana, ovvero tenere tanto possesso, poi riaggredire fortemente quando la perdono, e quindi il Napoli prova a sfruttare i movimenti a fisarmonica di Osimhen e a lanciarlo lungo. Cara Giovanna, sa cosa succede in uno stadio spagnolo quando la squadra di casa va vicino al gol però non riesce a segnare? Che succede? Tutti insieme contemporaneamente gridano. Così? Sì. Quindi al mio 3 adesso lo facciamo. 1, 2, 3. Bravo. Ecco. Accompagnato anche da... Coppola, c'è una signorina qua. Dimmi. Stava andando a casa solo, che è un animale. Come devo dire? Perché dica. Dica, no, ecco. Assolutamente. Ecco. Facciamo vedere che sappiamo coniugare anche siamo la terza ragazzi, persona. Ragazzi, siamo giovani. Hai fatto la Rai tu. Quella ha fatto anche la Rai, perché ha fatto una comparsata a me di sud. Cioè, io non che dici che caghi molto a destra e ci mecchi molto a sinistra. E poi lui resta sempre a centro come il fratello. Accademia, ecco, vuoi parlare poco? Vuoi parlare? Che deve dire Sanchez? Sanchez, la partita. Bravo, siamo Sanchez. Qui per commentare la partita, porca miseria. Però dico, queste facezie. Non lo so che hai detto, ma però se mi vuoi togliere la faccia, mi faresti una cortesia. Che cazzo, capite? Mi sprunzolenano poco.
Io ho visto in questo momento, mentre lei parlava, lo sguardo di Adele, che è bellissimo, sì, sembrava il fantastico mondo, sì, di Amelie. Stava bellissimo, così, guardava intorno e diceva, ma come veramente è fan di chi sti cazzo? Sì, sì, la trasmissione è fatta così, ognuno dice quello che è. Antonio si è trovato a casa, è vero o no? È bello, è bello. Antonio, hai tu a fare le sale. Mi hai fatto prendere un po'. Ragazzi, un attimo solo, ma io ho fatto una cosa incredibile, ragazzi. Ragazzi, io mi sono scordato una cosa importante. Ma molto importante. Ma molto importante, io sono mortificato. Scusami, avete visto? Io solo per te e per Adele questa sera ho preparato una sorpresa incredibile. Questione di film. Mamma mia. Brasiliano. Ma che brasiliano? No, il brasiliano. Ma che il brasiliano noi ce l'abbiamo. Sì, noi ce l'abbiamo il Copacabana della se musica. Ce lo dobbiamo dividere. Noi ce l'abbiamo il Copacabana della musica. Signore e signori, anche questa sera sta cantando in maniera indefessa dal 14, dal San Valentino, dove ha intossicato molte coppie che poi sono lasciate. Però. Però l'ha fatto. Lui l'ha fatto, tra l'altro. E l'ha fatta a San Valentino. Signore e signori, anche questa sera è con noi, elegantissimo tra le altre cose, il nostro maestro Antonio Colantuono. Su serata, lo si vede dall'entrata, si puntano i miei piedi, sorprende che scivolata, con il rischio imprevisto che mi strucca nel menisco, passa un disco e già sto visto, con l'aiuto di un cilicio, c'è la mora, c'è la bionda, quella bassa, alta o ricca, ho tatuaggio con la scritta, Alucio Pirri, mi fai una pipa, sulla pista andiamo alla tariffa, lì non si è appazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza schiaffi, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cantata, era forte innamorata, quindi franchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Si dice così, no? Ma guarda Diego che faccia che ha. Ci vorrebbe proprio un'idea. Che idea, ma quale idea? Lo vedi che lei non ci sa. Che idea, ma quale idea? È maliziosa, ammazza, fa tenere a bada un super bullo, buffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro mondo non c'è. Che idea. Ma che bravo, ma che bravo. Vorrei un commento tecnico da parte di Sanchez a questa canzone. No, mi piace questo fatto che, diciamo, ogni volta che torno trovo questo repertorio sempre più moderno e quindi mi fa... Guarda che lui conosce tutte e 25 le canzoni di Sanremo in gara fino a 2 settimane fa. Di Sanremo io vorrei sentire Diego Sanchez con la nuova canzone di Massimo Ranieri. Ah sì, al di là del... La sai? La sto studiando. Ah, no, l'ho scritta io. La sai, l'ho scritta io. L'ho scritta io per Massimo. Ma saremo 2030, forse ci arriveremo. La sto studiando. Comunque, passo una cosa. Dica. Non si vedendo bene, però questo male fu. Quando lo fa? È finito già. Però ci sono le repliche. Siamo alla terza. Tu pure tu stai? Sì. Vai, mangia. Hai sentito? Ha detto, adesso inizio la terza, che è una frase che lui non ha mai detto. No, mi sa solo il dosso qua. Terza dose, secondo me saci mossa. No, perché tu manco la seconda, sei mai arrivato. Ma quando va? Che pubblicità 10, che si fa? A me 3 minuti la prima hanno fatto. Benissimo, guardate. Dove c'è un livello culturale. Bassissimo tra le altre cose. Se volete girare sul canale 8 e canale 21, non stanno facendo niente, anche solo che siamo in onda solo noi. Quindi. Allora, no, è per dire. Intanto siamo giunti al 10° minuto, sempre 0-0. Qual è il calovaccio del match, caro Carlo? Il Napoli sta soffrendo il palleggio del Barcellona, soprattutto la riaggressione immediata, e quindi non sta tenendo molto palla, non sta venendo in avanti, non ha creato nulla fino in questo momento, quindi deve un attimo svegliarsi, no? Prendere le quadrature del match ed entrare in gara. Signorina Adele Vitale, lei è tifosa del Napoli, vero? Sì, sì, sì. Segue il Napoli ogni tanto? Ma no. No, anche no, anche no. Perfetto, molto però è contenta, sa che il Napoli sta andando molto bene in campionato. Sì, sono contentissima. È al secondo posto in classifica, sì. Molti tifosi dicono che dovremmo snobbare in qualche modo l'impegno europeo e concentrarsi solo e soltanto sul campionato. Noi siamo di quelli che pensano che ogni partita va onorata e soprattutto vinta. Assolutamente. Benissimo, è una bella discussione tra me e te, già età, andiamo avanti. No, non so nulla di calcio, quindi non so che dirti. Ah, parliamo di arte allora, parliamo di arte. Sanchez! No, dicevo, signorina Adele Vitale, che cosa sta facendo di bello? Ci dica un po'. Allora, io sono in tournée con Biagio Izzo in questo momento, quindi sono nello spettacolo Tartassati dalle tasse, non so se l'avete visto. Uno dei pochi spettacoli, uno dei pochi spettacoli che incassano, e come se incassano tra le altre cose. Ah, lei lo sa che è stata la settimana scorsa a Somma Vesuviana, al Teatro Su Marte di Somma Vesuviana, di cui io ero direttore artistico, e all'epoca, davvero? 2 anni e mezzo fa, sì, ho scelto io, tra le altre cose, di prendere lo spettacolo del grande Biagio, che salutiamo, che so che non ci sta guardando. Quindi lo salutiamo, quindi salutiamo sulla gente da Angiuola, tra le altre cose. Allora, e quindi potremmo... Veramente saluta una sfinge gente. Possiamo a tutti quanti. Una sfinge gente. Ci vuole 6 secondi per salutare tutti quanti. Ciao, allora, so che è stato un grande successo a Somma Vesuviana, Tartassati. Sì. Prossimamente sarete ad Acerroa.
Dove? Ad Acerra. Ad Acerra? Non lo so. Cosa ci sono lui? Ah, sì. Siete al Teatro Italia, Teatro Italia ad Acerra. Allora sì. Prossime date. Allora, adesso siamo fermi, sì. Perché Biagio ha insomma altri impegni. Poi riprendiamo. È alla RAI, lui è alla RAI, Biagio Izzi alla RAI. Insieme alla Sannino, c'è cioè Biagio Izzi, no, dico Sanchez, dico per te. Dica. Quindi abbiamo altre date in Campania, poi facciamo Roma, il Teatro Acacia, insomma abbiamo un po' di giretti tante da date fare. Per andare a vedere questo spettacolo, molto molto divertente, con un Biagio Izzi straordinariamente bravo, come sempre, tra le altre cose. Brava, sì. complimenti. E poi per quanto riguarda il resto, dopo cosa succederà nella sua carriera? Ma guarda, ancora non lo so, ci sono un po' di proposte, però ancora devo... Però a questo punto, ancora a proposito di carriera, arriva la domanda più difficile a cui dovrà rispondere, quella più importante inerente alla sua carriera, che ovviamente le farà il buon Danilo Coppola. Sei fidanzata? Benissimo, andiamo. Allora, come hai cosa importante per la carriera. È chiaro. No? Perché è importante per la carriera? Ma tu sei fidanzata? Dipende. Se dipende, sei fidanzata, dipende. Ma... Dipende con chi stai per la carriera. Bravissimo. Ha a che fare con il mondo dello spettacolo, diciamo, rumoroso? Dipende. Dipende. Tutto dipende. Perché questa domanda? Lei è in trattativa con qualcuno? No, sì, siamo in trattativa. È già accoppiata? È accoppiata. La signorina è accoppiata. Benissimo. Lei riuscirà a dimenticare... I vertici. Addirittura. Vabbè, un attimo solo, parliamo di cose. Coppola, lei riuscirà ad elaborare questo lutto improvviso? No, ma a me... Le presento Giovanna Sannino. Qui. Perché anche lei... Fidanzata? Anche lei è fidanzata. Giovanna Sannino è fidanzata. Però così c'è ora. È in trattativa. In trattativa è fidanzata? Sì? Allora, stiamo valutando le varie. Sono convinto che sono amica tua, perché tu si. Cioè, allora, qua si portano in una determinata maniera. Non ha capito, tu francese, non ha capito come funziona. Cioè, qui non ha capito. Sto giro, facciamo la scia che là da parte per piacere, mettiamo qualche altro marchiaro qua dentro a posto suo. Per piacere. No, allora, qua stiamo parlando che alle 8.30, 8.35, se chiami a Lucio Pieri, risponde. Quindi, lasciateli stare, stanno lavorando ai lati. Ma guarda, quanto è vergognoso. Che perfido. Ma che perfido, cioè non è che stiamo lavorando ai lati. Già cioè, devo dire. Faccia è facile. No, ai lati come i granchi. Allora, un attimo solo, chiedo scusa, Giovanni, sì. Puoi igienizzare un po'? Questo è un brevetto. È una penna. È una già. È una pietra. Il taglio del tappo. Ah, non devo togliere il tappo. Devo togliere devi il tappo. Togliere il tappo. Ah, questo tappo qua, c'è il doppio tappo tra le altre cose. L'ultima tecnologia. Sì. Io ho dato vita a un piccolo Einstein, l'ho inventato io. Posso permettere? È dal tuo disco. Vorrei a bancare il tuo disco. Ecco qua, è la bancarella del tuo disco. Questo è un brevetto di un disco igienizzante. Questa ha quattro funzioni, sta bellissima. Noi le regaliamo così. A Giovanna, le repenne. Prego. Con l'igienizzante che scrivono anche tra le altre cose. Sono penne, sì, esattamente, sono anche touch. Possono pulire anche lo schermo. Tutto a posto. Intanto okay. Si gioca da 15 minuti con il Barcellona costantemente in attacco, occhio in area di rigore. Carlo si è inserito adesso con Grande, si è andato alla conclusione. Meretta ribattuto con i pugni, c'è un calcio d'angolo per il Blaugrana. Fino adesso non erano stati pericolosi, però si sono fatti avanti in questo però momento. Mi pare di capire che insomma il Barcellona stia onorando la partita in maniera un po' più determinata rispetto a Napoli. Danilo, guarda, il Barcellona è partito fortissimo, ma d'altra parte in casa, in questo stadio, non poteva fare altrimenti. Il Napoli però mi sembra che può prendere le distanze, cioè ha mantenuto bene fino adesso, anche qualche scorribanda di quell'attaccante che stava, cioè, che dicono che è un ex culturista. Però il Napoli sta mantenendo... Chi è l'ex culturista? Adama Traoré. Esatto. Ah, sì. Adama Traoré. Sì, c'ha un fisico come una cosa che... Un armadio, paura, diciamo. Sì, sì. Durante e lui la ci partita. Riesce a mettere paura. Vabbè, dipende. Noi qua stiamo giocando a pallone. Poi quando finisce la partita, ci potremmo pure organizzare. E qua ci voleva il sottofondo di Gomorra. Non so se ce l'abbiamo. No, tu puoi ottenere tutte le muscole che vuoi tu. Ecco, i nervi sono nervi e si va a discutere. Io sono incantato. Mi mancherà molto, mi dispiace che va via. Mi dice, ma che buco, perché tutti i matrimoni... Ah, non lo so. Ma che sono cose che stanno dicendo i tabloid? Ah, con due B, il Daily Mirror. Come? Daily Mirror. Non lo so. L'amore di Napoli. Dove vai che ti ammatti, taglio la ricca. Ma dove devo andare? Ma questi sono ciuci che stiamo mettendo tu, io non so. Andiamo al telefono, pronto, 081-728-1414, abbiamo qualcuno che insomma non te ne da fare, ha chiamato anche questa sera a noi. Scusi. A volte lui voglia chiamare la pizzeria perché qua facciamo veramente tutto. Dica pronto? 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 Sì, pronto. Ecco, buonasera. Vedi? Buonasera, salve, qual è il suo nome?
Sì, sono Gianni Vendemia degli Angel of the Night di Caserta. Buonasera, grazie. Grande Gianni, grande Gianni. Qui c'è Giovanna Salina, Televitale. Stiamo ascoltando dal bar grande musicistico di Caserta. Sì. Loro stanno ascoltando, ma noi no però. L'abbiamo ascoltato. Come va, caro Giovanni? L'abbiamo perso, Giovanni? Giovanni è solito chiamare sempre due volte, quindi richiamerà anche questa volta. Tra poco recuperiamo la telefonata con Giovanni. Maestro Colantuono, questa sera la voglio bello vispo e pimpante. Va bene. C'è qualcosa di spagnolo che ha preparato? Inerente alla partita? Volendo sì. Tempo con registra sì. E viene. Un attimo solo, 5 minuti 5. E poi la facciamo sentire. Vuole vedere i consigli dei fratelli Beatoino? Vediamo. Sì. Deve rifare gli infissi a casa sua. Soprattutto quando c'è il mare fuori, c'è uno che si fresta. Che si fresta, c'è uno. E che sei gratuito perché sei che fresta a casa. Con cuore! I fratelli Beatoino, ce l'abbiamo noi. Li mandiamo, via, ascoltiamo. Amici di TV Luna, oggi sono qui per parlarvi di un'offerta imperdibile firmata Fratelli Beatoino. Fateci caso, nelle vostre case sentite freddo nei mesi invernali e particolarmente caldo nei mesi estivi? Beh, la risposta è semplice, è arrivato il momento di sostituire i vostri infissi che evidentemente saranno in alluminio o in un legno particolarmente vecchio. E allora approfittate adesso dell'offerta Beatoino. Avrete la possibilità di avere i vostri infissi nuovi in PVC o in legno pagando soltanto il 50%. Un esempio, il preventivo viene a costarti 10.000 euro. Bene. Ne devi pagare soltanto 5.000, gli altri 5.000 te li regalano i fratelli Beatoino. Approfitta adesso, rifatti gli infissi a casa, adesso o mai più. Fratelli Beatoino, convenienza e qualità al tuo servizio. Dica la verità, signorina, lei è stata convinta da questo bel ragazzo? Sono stata convintissima. Però forza. Viene lui a montarli a casa? Personalmente, e viene allora... proprio quel gran figo che ha visto prima in televisione. Ecco, c'è allora. Scatta la gelosia, ecco. Giovanni, ma veramente non chiedo niente, però. però a me che sa, a me mi piaceva il sumare fuori. Adesso? Non piace più. No, stanno venendo le onde. Ai. Mare agitato. C'è Maretta qui in studio. Quasi ventesimo, altra sgroppata del Barcellona sulla sinistra, cerca di tamponare Anguissà. Non ci riesce ancora il Barcellona. In proiezione offensiva, vai Carlo, seguiamo questa azione e poi andiamo in pubblicità. Si era inserito Ferran Torres, adesso la palla è sull'altra fascia con Adama Traoré che va a puntare con Jesus, tiene palla, però lo bloccano in due, Insigne e con Jesus, quindi ritorna dietro per Mingueza che la mette in mezzo a cercare Aubameyang, svetta Koulibaly e allontana, poi Osimhen supera in velocità Eric Garcia che lo mette a terra e l'arbitro forse fischierà un fallo. In realtà è caduto male, tra le altre cose, dell'impatto aereo Osimhen, che sappiamo essere sempre... vittima della sfortuna, infatti resta a terra, seguiamo un attimino questi momenti, anche se ho l'impressione... veramente. Ma che lo si mette. Esattamente, avrei detto la stessa cosa. Saltava ed è caduto malissimo. Forse è meno peggio di quello che abbiamo pensato, più che altro forse il polso. Però lui e Lozano, invece fuori di Radimaro, secondo me se facessero una settimana a Lourdes, una settimana a Padre Pio, secondo me fosse meglio. Ma non lo so perché... Cioè, ma diciamo che più un ritiro calcistico, un ritiro spirituale. Sono d'accordo. Tutto a posto, si è rialzato per il momento, poi tra tre minuti ci verrà, però per il momento è di nuovo in campo Victor Osimhen e l'ortopedica ha detto aiuto, in roppa macchina ci sulla non dire, proprio tutto! A proposito dei denti! Salutiamo! Sani denti! Non ha firmato ancora, però salutiamo gli amici di Sani. Ci stiamo buttando a naso che già mi fa male. Abbiamo parlato di ortopedia? Dottor no. Zungri, buonasera! Buonasera! Una trasmissione ospitale? Andiamo in pubblicità, due minuti e ritorniamo! Con Luna Azzurra Stadio siamo al 25esimo minuto, sempre 0-0, ma poco fa la prima vera occasione per il Napoli. Con Victor Osimhen ce la racconta Carlo Iacono. Sì, c'è stata una bella occasione per gli azzurri perché Osimhen è stato servito in contropiede, è riuscito a fare a sportellate con i due centrali del Barcellona, è arrivato alla conclusione in diagonale, però ha trovato Ter Stegen che lo aspettava sul proprio palo. Intanto il Barcellona si è reso pericoloso un'altra volta, ma per fortuna del Napoli era fuori gioco. E ci prova ancora la squadra di Xavi che tende ad attaccare sempre e soltanto sul settore di sinistra del raggio d'azione della squadra catalana. Qui sbaglia
il filtrante, il giocatore del Barcellona che intendeva servire Aubameyang, trattasi di Pedri, ha sbagliato la misura del passaggio, quindi sempre 0-0 per il momento. Michele? No, è detto catalana, pensava alla crema catalana che è buona, è come una cosa... Cioè, ecco, quando uno sta sempre sul pezzo, vedete come... Sta incominciando ad andare nel culinario, nel capito? Ah, ecco, ormai fa una guerra ma tra io di voi. Posso dire una cosa? Ma chi vi ha messo? Ma io sono venuto qui per parlare di calcio, cioè sì, io ho lasciato le prove di uno spettacolo teatrale che debutta la settimana prossima al Teatro Totò con Angela Melillo. Ma mica ci abbiamo pure la locandina, dal 25 a... Facendo lo spot. Che pensi, sto facendo la pubblicità? Andiamo bella. Guarda là, per puro caso, dal in televisione cosa c'è? Al 6 marzo, secondo voi? Ma guarda che combinazione! Quale regista di TV Luna, così, nella sacca, non c'è per puro caso? Tutti hanno la locandina dello spettacolo. Ma che ne sai se non sei mai stato alla... se non hai fatto il... Varietà. Ma scritto, non è che è non riesco a leggere se non hai fatto il varietà. Ma che ne sai se non hai fatto il varietà? Uno spettacolo nuovo, frizzante. E con... il solito Marchetto. Però questo lo possono decidere le persone se è frizzante, allora devi dire se sei tu, diciamo. Quindi si canta, si balla. Tutte le versioni, frizzante e naturale. Quindi dimmi un po', si canta, si balla con la splendida Angela Melillo, tra le altre cose. Guarda, Angela, ma a parte gli scherzi, cioè... Brava. Ma si manda in angolo, cioè per no. Pensavo che volessi parlare di arte, invece no, è arrivata la Pulcamma come sempre che fa parte di te. Vai Pulcaglione, vai. No, è uno spettacolo. Dopo il Rusticone abbiamo il Pulcaglione, poi che ne sai quanto. Vai Pulcaglione, vai. Pulcaglione e sarà un omaggio a quelle che sono le varie forme di varietà teatrali e televisive. Lei naturalmente, venendo dal mondo della televisione, omaggerà la televisione, quindi a partire da Raffaella Carrà, Monica Vitti, Delia Scala e le grandi protagoniste del varietà. Attenzione al Barcellona, tiro! Mamma mia, che si è magnato! Pedri, che l'ha messo fuori. E continua a parlare. Anzi, la Ferran Torres. È stata Maria Nui che se l'ha magnata, lì si è distratta. Ma che mamma parlando, mia, era praticamente un calcio di rigore in movimento da parte di Ferran Torres. Sì, ha aperto troppo il piatto. È stato trovato Aubameyang dietro Rachmani. Aubameyang è stato bravo a inserire l'inserimento, a inserire la palla dove in quel momento arrivava Ferran Torres, ha controllato lo spagnolo di destro e poi l'ha calciata fuori male. Perché è caduto, è scivolato, quindi non è riuscito a impattare bene. Adesso chance Napoli sul settore di destra, scende per la prima volta Elmas, combina con Fabian Ruiz, entra in area il Macedone, finta il cross, ritorno da Fabian, tiro, la parata in testa, gol! Mamma mia! Bella, ha segnato il Napoli! Ha segnato Piotr Zielinski! Piotr Zielinski! Piotr Zielinski! Napoli 1, Barcellona 0 nel momento migliore del Barça. Arriva il Napoli con una grande azione tutta di prima tra Elmas e Zielinski che colpisce la prima volta, c'è la parata di Ter Stegen ma sul tapin arriva più lesto di tutti ancora una volta il polacco e la insacca quasi nel 7 a porta vuota perché Ter Stegen era a terra. La grande esultanza del Napoli, la nostra esultanza in studio. Siamo calmi! Che è tutto questo esultante che mancano ancora 60 e passa minuti? Adele non sta capendo più niente. Adele ha segnato il Napoli. Oh, ma cosa bella, Adele ha itmachissimo che sta sbattendo. No, a me non piace fare la spia, però questa è bellissima, ragazzi. Cioè, questa è degna di Biagio. A me, vieni a me. Arrostai. Adele ha detto, meno male che hanno segnato, perché non era capito neanche chi era un Napoli. Benissimo! Ma c'è un check in corso? C'è un check in corso. Occhio, c'è un check in corso per che cosa, tra le altre cose? Non l'abbiamo capito. Non credo una posizione di fuorigioco. Goal check in questo momento. Check di Kovacs. Si era subito lamentato Xavi, noi però non abbiamo capito per quale motivo. Cosa sta... È gol! Tutto confermato, il Napoli è in vantaggio con il gol di Piotr Zielinski. No, diceva, la cosa bella è che ha tirato di sinistra, ha parato il portiere e ha ribadito col destro proprio le cose da scuola calcio che devi tirare sia col destro che col sinistro. E con il sinistro, e lui ha dimostrato che sa farlo e come se... Forse una posizione di fuorigioco. Che da qui... Io, Osimhen, poi, tra l'altro. L'azione precedente. Sì.
Vabbè, scusa, ma che facciamo? Già 4 ore prima. No, l'azione che ha dato il via poi al gol del Napoli, quello era. Comunque, fatto sta, tutto a posto, il gol è stato dato, è stato concesso, quindi il Napoli è in vantaggio al Camp Nou. Insomma, non è che cambi granché, nel senso che non valgono più i gol in trasferta, ma fatto sta che il Napoli in questo momento è in vantaggio e quindi ha più uno sul Barcellona. Coppola, se l'aspettava? No, guarda, io te l'ho detto, il Napoli sa quello che vuole, ha giocato bene, il Barcellona ha fatto la partita, ma d'altra parte siamo in casa loro. In Napoli queste, vedi, in Napoli chissà sta c'è i difetti malamente, perché bella buona calci questi cose da cilindro, ma ha segnato Zielinski. Aspetta un attimo, però non è che il Napoli ha segnato così per caso, è perché ha appena acceso la televisione mia moglie. Ah, benissimo. Che è una grandissima tifosa del Napoli. Sì. Vuoi salutare mia moglie? Sì, saluto Maranta. Mi dispiace che. Che dispiace chi? Che dispiace? Ha tanta cosa. Ma che ci vuole? C'ha le telecamere. Ma che ci c'ha le telecamere? Che cosa vuoi insinuare? No, ma no, no. No, nel senso proprio generale, di che cosa si dovrebbe lamentare? Guarda, tu sei noi e notte, frate, ma bella. E che cosa avresti voluto dire? Siamo un guaio di notte. Oh, dico così, ma che cosa voluto dire? Maranta è una che veramente ha avuto due punizioni, un Om e Lucio Pirro. Cioè una redana. È un deficiente Sanchez, ricordiamo che Sanchez non fa ridere, si canta male. Allora, però non è che ci dobbiamo ricordare peggio sempre queste cose. Allora, ragazzi, comunque fanno per il bene. Ragazzi, c'è un gruppo d'ascolto che ci aspetta a Casamatore, fuori dalla principeria, c'è un sacco di gente con Dino Piacenti, andiamo da loro. Eccoci, vai, zio Dino, che è arrivato il gol a Casamatore. Lucio! Lucio, guarda qui che succede. Sarò con te, non devi mollare. Senti! Mondo del cuore, Napoli torna campione. Piacenti, è incredibile, riesco a suonare più di Casamatore. Principeria, il principino. Fantastico. Allora, Mauro, Dino, dimmi tutto. Allora, tutti emozionati per questo Napoli che sta vincendo l'Inter nel Camp Nou. Ci voleva questo gol di Zielinski. Ci voleva. Il nostro grande commentatore, il nostro senatore. Allora, primi 20 minuti aperti, poi abbiamo segnato nel momento forse più difficile, perché Barcellona ha avuto una grandissima occasione. Però è arrivato su un contropiede, su una ripartenza, e nel momento giusto. Grande Napoli, speriamo che tenga e magari ne facciamo un altro. Il più giovane Orefice, allora. Oh, bellissimo! A me basta solo che il Napoli vinca, tutto il resto non mi interessa. Forza Napoli! Ma che gioventù! E voi, com'è questa sensazione? È bellissima! Specialmente che uno deve andare a fare la notte, la vittoria del Napoli è strepitosa. Vieni con noi, vieni! Vieni, vieni un Napoli! Vieni, un attimo solo, fa la notte! Che notte fa? Che fa? Studio. Un fermiero, un metranotte, mi dica, che fa? Vieni al Toro, che fai di notte? Faccio i magazzinieri della logistica Barilla, signori. E allora Barilla, pubblicità Barilla, non si può dire, non è sponsor, sono pastificio quando... gentile, per cortesia. Sì, 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 quando ci sarà ci saremo sempre. Comunque forza Napoli. Comunque... Forza Napoli, forza. Caro Lucio, te li faccio ancora cantare. Sarò con te, abbiamo se rimollare. Una san, una abbiamo san un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Benissimo, benissimo, alla grandissima. A te la linea, forza Napoli, speriamo bene. Un abbraccio, a tra poco amici, a tra pochissimo. Allora, tra poco, a proposito, l'intervista in esclusiva che hanno realizzato per noi gli amici di Fake Page, questo grande successo editoriale, tra le altre cose, di TV Luna, ancora in onda con le ultime puntate della sitcom di Fake Page con Ettore Massa e Massimo Carrito. Tra poco vediamo l'intervista da loro realizzata questa sera, mi pare di ricordare, a Simone Inzaghi. Allora, intanto 35 sul cronometro, le quote? Ovviamente in virtù di questo gol del Napoli cambia tutto. Napoli passa favorito con 1,83, X quotato 3,40, Barcellona 4,33. Anche se nelle quote progressive, il prossimo gol, secondo i nostri quotisti, è più probabile che lo faccia il Barcellona con quota 1,73. Lei gioca, scommette? Assolutamente no. Assolutamente no, benissimo. Va bene. Però una volta ho giocato una bolletta e una volta l'ho vinta. Vede? Tram tre numeri, cioè veramente... No, non si può fare. Ovviamente noi promuoviamo il gioco responsabile, quindi insomma... responsabile. No, Rick, passate per la mano alla cucina. Mamma mia. E poi scrivete full slot. Sanificato quando parla, sanificate quando parla.
sa quanto costa questa pelle? Posso dire, ma non voglio fare pubblicità all'iPen di Dario Tudisco. Sa quanto costa questa penna? Questo è un oggetto rarissimo, dovrebbe costare centinaia, migliaia di euro. Un euro, ti igienizzi, scrivi, perché scrivi, poi non è che la cosa, che la classica penna che dopo tre minuti, ma che non scrive? Vabbè, roba cinese, ne. Ma che roba cinese? La cosa che però, tu dici però, io voglio pagare pure un euro, ma dove? Certo, soltanto nel gruppo Coop Italia e soprattutto nei supermercati Baiano. Benissimo. È chiaro? Abbiamo salutato. Qui a Tibuluna durante la trasmissione c'è il... Facciamo così, bravo Sanchez. Alle prossime tre telefonate possiamo regalare? Assolutamente sì. Un tappo e poi vado a cattare tutti i pezzi, perché tenete sull'appa con Zemani. Però abbiamo fatto dire che regaliamo qualcosa. 081-728-1414. Rusticone, è contento del match? Diciamo che il Napoli sta soffrendo, però... Quello che conta è il vantaggio. Che, sì, il gol che ha fatto. Speriamo che rimanga almeno sempre in vantaggio. Bravo Antonio. Intanto ci prova il Barcellona, prima però dobbiamo dire pronto, questa volta lo facciamo dire ad Adele. Pronto? Pronto! Eccala, vede l'entusiasmo. Pronto, chi è? Adalcino da Poggiomarino, Lucio! Uì, amico mio, il più grande esperto di calcio che abbiamo. Come stai? Vai Agostino, vai! Tutto bene? Tutto benissimo, grazie Agostino. Allora, Lucio, allora io vorrei dire due cose sulla partita. Vai! Primo punto, allora, il Napoli con il Barcellona, ritornando ai vecchi anni... non so se vi ricordate quella Champions, cioè la battuta, però noi adesso ci stiamo riprendendo, come si dice in Gomorra, ci stiamo arrivando tutto quello che ho visto. Ma così non possiamo dire che tu sei un bambino di 85 anni, perché ti ricordi certe cose che alla tua età insomma non dovresti neanche sei un bambino anziano, vabbè, vai. Su Napoli mi sta proprio, come ti posso dire, mi sembra il Napoli di quando giocava Maradona, che lui ti sta entusiasmando in una maniera. Ti stai entusiasmando, insomma. Poi, secondo. Se poi l'attacco del Napoli si concentra a noi dicendo con il portiere che hai, che ha praticamente il Barcellona. Il portiere che ha il Barcellona sì, è forte, però diciamo che come portiere è meglio Spina. Vabbè, quindi Meretti, parli di Meretti. Poi aspettate, c'è un ospite speciale qui a Poggiomarino. C'è un ospite speciale, ragazzi, a Poggiomarino, attenzione. Ciao, il fratello, praticamente. Come stai? Tutto bene, amico mio. Vuoi salutare qualcuno? A Colantuno. Allora, noi vorremmo salutare prima di tutto la nostra nipote, Ilari. Ma che ti ricordo, voi che ti ricordo da 5 anni, stupidatura. Ma così, ma scusa, ma tu ti sembri... E poi mia cugina Laura e il suo fidanzato Antonio. Perfetto. E poi a mia suocera, pensi di una del genere. No, guarda. Per me è sempre un piacere parlare con voi perché praticamente è come se fosse la prima volta che faccio, ogni volta che... È sempre la stessa pronto, emozione. Mi viene sempre quella... Lo schifo totale, ho capito. Che non lo stesso effetto pure a me, così quando vengo qua. Grazie, così ti voglio bene, amico mio. Anche a te, Lucio. Grazie, ti faccio mandare un bacio. Vuoi un bacio da due belle signorine? Ok. Allora ti faccio salutare Diego Sanchez. Vai, mandagli un bacio. Adele, manda un bacio. Adele, Giovanna, ecco qua. Hai visto? Va bene così? Agostino? Com'è il numero di telefono? Posso chiamare anche io? Un abbraccio per un bacio. Anche a te, Lucio, ciao. Ciao, Agostino, ciao. Vogliamo dedicare una canzone ad Agostino? Assolutamente sì. Vai, maestro, lo facci ballare, vai. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Senza mistero, allegre ma non troppo, metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero, che sta ad un passo da noi, più o meno. Bravo maestro, va bene così Sanchez, va bene così. Bello, allora, bravo. Vedi, piano. Sanchez, lei lunedì torna qui in studio con la Melillo, è giusto? Sì, lunedì saremo qui ospiti con Angela Melillo, ma giusto per parlare di questo spettacolo. Di questo spettacolo. Perfetto, allora ricordiamo le date.
dal 25 marzo, perché il 24 gioca il Napoli, quindi abbiamo spostato il debutto al venerdì 25, poi lo recuperiamo la settimana dopo. Quindi dal 25 marzo, dal 25 febbraio al 6 marzo al Teatro Totò di Napoli. Giovedì, venerdì, sabato e domenica, tranne il primo giovedì, quindi venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Doppio spettacolo a sabato? Doppio spettacolo il sabato alle 17.30 e alle 21, la domenica alle 18. Ha ricordato che c'è anche Marco Palmieri? C'è anche Marco Palmieri, la regia di chi è? Ordinario corpo di ballo con le coreografie di Adele Lippolis e regia di Diego Sanchez. Perfetto. Di cui sentirete parlare sicuramente, post mortem. Detto questo, mancano gli ultimi 5 minuti di questo primo tempo che il Napoli conduce per una rete a zero. Andiamo adesso in pubblicità, così ci spariamo gli ultimi istanti dei primi 45 minuti. Restate con noi. Ben ritrovati, sempre in vantaggio il Napoli, attacca il Barcellona in questi ultimi 30 secondi di gioco che seguiamo live con Carlo Iacono. Sì, continua un attacco sterile del Barcellona in questo momento perché in costante proiezione offensiva però non riesce a trovare la via del gol. Adesso ci sta provando con Adama Traoré che supera qua Jesus, va a metterla in mezzo a cercare Aubameyang, chiude tutto Anguissa che scherma il pallone e Insigne può far partire il contropiede ma viene subito fermato. Reaggressione del Barcellona, De Jong cerca tra le linee Pedri ma Anguissa... Ragazzi, Anguissa è tornato ai suoi livelli, possiamo dirlo proprio tranquillamente, reduce dalla Coppa d'Africa. È tornato ad altissimi livelli a vestire la maglia di titolare del Napoli, vista anche la mancanza di Lobotka, fermo ai box per infortunio. Finisce qui il primo tempo con il Napoli in vantaggio per una rete a zero. Il Napoli che è stato bravo a saper soffrire quando c'è stato da soffrire e poi ha attaccato da grande squadra cinica nel momento giusto, ha trovato il guizzo grazie ad una incursione in aria di Piotr Zielinski. Mamma che voce che c'ho, a volte mi viene quasi... Vorrei il commento tecnico pacato da parte di Danilo Coppola, vada. È proprio tecnico, proprio a me, cioè, diciamo... Vada. Pacato. Pacato? Pacato. Sì. Allora, mo sì. Niente, come dicevamo, una partita difficile che il Napoli, nelle poche azioni gol che ha avuto, ha concretizzato. Per me questo è un gol, a prescindere se vale o non vale più il gol doppio fuori casa, è un gol importantissimo sia per la testa sia paura, che c'è paura? No, ora vediamo la paura del Barcellona perché, diciamo, Federico quando parlo io subito questa attenzione si eccita e quindi ha questa ti cosa ti spara quest'urlo. Niente, guarda te, ha perso 28 anni di vita no, ma amore di la faccia mia sotto i vostri piedi e ci potete anche camminare sopra come dicevo film. Niente, volevo dire, questa è una partita, è un gol importantissimo perché l'approccio del Barcellona nel secondo tempo deve essere diverso e quindi deve cercare di offendere ancora di più, cercare di attaccare ancora di più e Napoli potrebbe con Osimhen addirittura concretizzare e fare ancora di più, cioè segnare il secondo gol e quindi a Napoli ci organizziamo una scampagnata che se il 2-0 a New Camp noi a Napoli ci in Salanderi ci divertiamo dalla mattina. Benissimo, questo era il commento tecnico, pensa un po', abbiamo il match report. Ma perché chi fa commento tecnico capisce pallone come me? Assolutamente no. Pensavo. Ma soprattutto ogni tanto capisce Masalo. Vogliamo scherzare. Poi ogni tanto esce Savastano che c'è lui. Andiamo avanti, telefono, pronto. No, pronto, abbiamo i match report. Ehi. Poi abbiamo dei saluti da fare. Vai Carlo. Eccoli qua, i match report. Possesso palla tutto a favore degli azulgrana, 62% contro il 38% del Napoli, che però ha saputo creare più occasioni, no, degli avversari, perché comunque tre tiri in porta e il Barcellona non li ha fatti. Quindi è stato impegnato sicuramente di più Ter Stegen rispetto a Meret e questo poi si riflette su quello che è il risultato della gara. Allora, abbiamo dei saluti speciali da fare. Sai che ci sta guardando, cara Adele? Chi? Il tuo produttore, Alessandro Alfieri. Veramente. Yes, ci sta guardando. Guarda, lo testimonia anche la foto che mi ha mandato in questo momento. E lo salutiamo. Va bene, signor Alessandro Alfieri? L'unico che riesce a guadagnare con il teatro. Incredibile, veramente. Come c'ha tutto lui. C'ha Biagio Izzo, c'ha Peppe Barra, c'ha tutto. C'ha Cicchella, c'ha Caiazzo. Vuol dire che è capace. Sono i migliori. Una volta aveva anche me, poi mi ha abbandonato dopo 3 minuti. Vabbè, andiamo. Questa è un'altra storia. Ha capito tutto della vita. Allora continuiamo a parlare di calcio, poi dobbiamo fare altri saluti dopo. Salutiamo Ciro Giustiniani che ci sta guardando. Sì, è ancora fermo. Ma ci vuole tempo ancora là. Ci vuole tempo. Ma che razza di auguri per Ciro Giustiniani? No, lui sì. No, è stato lui. Proprio... Si deve pure riprendere presto. Ma se uno si fissa come fammi affasso, non ci deve pensare. Non ci deve pensare. No, deve pensare che sta bene. Deve pensare positivo. Lui pensava positivo. Sì, positivo. Cinque. Esatto. Forza. Così. Crediamo in te. Sii positivo. Più di quanto lo è.
Andiamo avanti. Sanchez, la convinta il Napoli in questo primo tempo? Sì, sì, subito. Benissimo, Adele, andiamo a meglio parlare di calcio con lei che con Sanchez, non figurarsi il resto che ha da extra. Contento di questa prestazione del Napoli? Molto, molto, molto contenta. Molto, molto. Renza Paniti, ma l'uno io veramente ho detto quella cosa poco fa a Diego. Veramente ho detto che se non faceva il gol io non sapevo chi era il Napoli. Quindi è contenta di tornare la prossima volta con questa trasmissione? Molto, molto, molto contenta. Chianese! Però tieni presente, Cagnini in maglietto, quindi non è sempre bianco. Poi non è sempre bianco. Però è mettiamo la freccetta sopra. Perché Napoli non gioca con l'azzurro, per questo motivo si è lasciata un po' confondere. Confondere. No, ma per questo motivo. Chianese, le è piaciuto il Napoli? Sì, mi è piaciuto. La partita la deve fare il Barcellona, siamo in casa loro e fortunatamente abbiamo sbloccato noi la gara. Speriamo. Comunque c'è un ultimo ora, è tornato negativo Giustiniani. Abbiamo portato bene, allora diciamolo che Ciro Giustiniani domenica prossima sarà in studio con noi. No, allora, scusami, una cosa al volo a proposito di pensieri positivi, voglio salutare Vincenzo e Antonio Di Vaio che ci stanno seguendo mentre lavorano e ti hanno invitato così a raggiungerli nel loro salone, però non lo so perché. Quindi domani mattina invece dell'otto vado a vedere. Ma che fanno? Fanno un salone di? Acconciature maschili, un barbiere comunque. Un barbiere, però c'è no, io non ci vado, hanno invitato la luce, mica a me. E mo mi sono fatta a barba oggi, speriamo che stanotte mi cresce, così va. Pur di andare. Cioè, pur di andare. Ci speculò. È salutato a Caramello. Allora, Antonio, contento del Napoli? Sì, sì, è una bella partita. Dobbiamo solo stringere i denti e sperare che vinci. E soprattutto che finisca presto con questo risultato. Allora, cara Giovanna, tu dove abiti? Io abito al Vomero. Ah, vicino a Arzallo. Bene, devi sapere che... Al Vomero dove? No, silenzio, per cortesia. Scusa, chiedi ad Adele dove abita. Adele, dove abiti? Perché? No, diglielo, cioè... Dove abiti? Allora. È sempre più vicino a Arzallo. Aspetta, però la mia famiglia a Casoria, quindi io sono stata a Casoria. A Casalvatore. Sì, allora siamo tutti. Allora andate a Rusticone ad Arzano, dove potrete mangiare tra le altre cose? Un menù a base di pesce con un'ottima varietà di carni. Senti. Loro mettono la carne in due pesce, fanno una cosa esagerata. No, menù prettamente. Ah, sono due cose distinte separate. Però comunque cerchiamo di accontentare un po' tutti i palati. Bravo Antonio, bravo. E che si beve? La nostra birra. Birrificio artigianale napoletano. Artigianale, che non saluteremo mai più perché sono tre settimane che non portano i birri in studio. Quindi non ci beve. L'ultima volta. Va bene. Andata a Stella. Ma mi riferisco. Allora perché sticca? Pure su caso. Apriamo quello. Ma che vergogna, ma che schifo. Iacono, quando vuoi andare via da questa trasmissione sei libero di farlo. Ci sto pensando. Tudisco, questo primo tempo del Napoli? Ma buon Napoli, dobbiamo stare comunque attenti, la partita è ancora lunga. Sarebbe molto importante, secondo me, vincere al di là per le possibilità di passare il turno, per dare consapevolezza a questi ragazzi che fanno esperienza in campo europeo. Per quanto riguarda invece la parte tecnica, ricordiamo che nel frattempo giocano altre squadre. Ah, c'è una particolarità oggi, che tutte le squadre favorite dai bookmaker in questo primo tempo stanno tutte quante perdendo. Però ne fai accorgere così, come stai parlando, con sta rasata. Non so se convinto. Quindi al momento non ero fuso, diciamo così. All in, via. Per esempio c'è la partita più clamorosa è quella del Borussia Dortmund in casa. Con i Ranger, la quota era 7.5. E quando? I Rangers di Ramsey. Rangers Glasgow. I famosi Power Rangers. No, dico 0-2. Il Zenit perde col Betis, giusto per competizione e formazione, e il Tirasport invece vince col Braga. Ok. Perfetto. Ah, Ciro Giustiniani, quando ha saputo del nostro invito per domenica, ha detto domenica sarò di nuovo positivo. Per la gioia di venire in trasmissione. Andiamo avanti. Non è domenica, è lunedì. L'altra domenica, lunedì siamo già full. Dica pronto. Pronto? Di più. Pronto? Più sensuale. Salve, sono pronto. Giuseppe Liguori, ho 7 anni e sempre Forza Napoli. Ma questo non è bim bum bam, ormai chiamano solo i bambini. Caro Giuseppe di 7 anni, da dove ci chiami, amico mio? Da Fragola, vicino alzata a Rusticone. Allora, caro Giuseppe, dimmi tutto, che vuoi dire? Sei contento del Napoli? Sì, secondo te. Ha segnato Zielinski, speriamo anche in un gol di Osimhen. Chi vuoi salutare? Vuoi salutare qualcuno?
mamma, nonna e nonno. Madonna. Perfetto, papà, mamma, nonna e nonno. Allora, vuoi sentire una canzone di Diego Sanchez? Guarda, come si fa ad Alessio? Cosa? Vuoi sentire una canzone di Diego Sanchez? Va bene. Va bene. Ha fatto piacere. Vai, Sanchez. No. La devi sbagliare anche. Vai, Sanchez, per e il piccolo vento. Andate via. Voglio restare solo. Bene così, andiamo avanti. Peppino, sei contento? Attaccato. Non credo. E ci crede, che è adesso andate via. Ah, ti devi suonare ancora. Ecco qua. Sta qua. Peppino, dimmi un po', domani che materie c'hai a scuola? Tengo tutte le materie. Ah, è un brutto annato, voglio. Vuoi salutare le maestre? No. Sto facendo i compiti ora. Bravo Peppino, bravo, importante studiare. E saluto pure le mie maestre. Bravo. Fai bene, così puoi anche evitare di studiare. Marilena, poi non so, Raffaella, Rosa e il maestro d'inglese Francesco. Francesco, tipico nome inglese. Inglese Francesco. Allora, perfetto. Famoso trans inglese. A proposito, posso cantare una canzone? Certo che puoi cantare Sanchez, ma non canto tu, Peppi, stai scherzando. Vai Peppe, canta. Sarò con te, ma tu non devi mollare. Tutti insieme, vai. Abbiamo un sogno nel cuore. Ma poi torna la fiore. Vai Peppino, vai. Bravo Peppe. Bravo Peppe. Ciao Peppe, richiamaci, mi raccomando. Okay, ciao. Allora siamo ancora nell'intervallo, ritorniamo da Dino Piacenti che ormai è in una full immersion di panini, di prelibatezze, eccolo là. Caro socio, come dicevi poc'anzi, dato che c'è una strada interrotta, tu quando finisci il programma vieni qui a Casa Futura al Corso Roma, perché ti aspetta quest'altra, guarda un po', primissimo piano Giuseppe, renditi conto che cos'è. Allora possiamo presentare il film Mauro. Diciamo che lo possiamo anche definire un nostro cavallo di battaglia, in quanto come panino sta andando fortissimo, è composto da una maionese al rosmarino, da patate chips fresche chiaramente, abbiamo la nostra porchetta artigianale prodotta da noi, insomma che è un qualche cosa, e niente, dei funghi porcini che sono buonissimi, insomma, un panino d'élite, un panino gourmet. Questo lo chiamiamo panino gourmet insigne, va bene? Va benissimo. Panino insigne. Intanto lasciami salutare tutto lo studio, i tuoi ospiti, ma in modo particolare il mio amico Diego Sanchez che debutta al teatro quanto prima, giusto al Totò, amico mio, vedi come mi ricordo tutto, vero Sanchez? Vieni, qua abbiamo veramente tutta Casa Motore in piazza. Sanchez. Assolutamente sì, buonasera, una bellissima ragazza, ci vuole anche la bellezza, il tuo nome? Anita. Vuoi salutare Lucio Pierri in studio? Vi saluto affettuosamente. Grazie. Forza Napoli? Sempre. Hai visto che bella, usciamo. Allora Mauro, ricordiamo agli amici, innanzitutto invitiamo tutto lo studio qui a venire a mangiare un panino quando vogliono. Sì, ci troviamo a Casavatore, Corso Europa 49-51. Tutti i panini cominciano a capitare tutti gli ospiti. Stiamo anche preparando il panino di Zelischi. Pure quello preparato? Sì, è certo. Riusciti a mandare un panino, uno, poi 10 panini a fuori grotta prima che finisce la partita? Certamente. È un Lucio, grande, non c'è problema, veniamo noi da te subito dopo la trasmissione. Tutti allo studio, Mauro, tranquillo, ha detto Lucio, dopo la trasmissione passano di qua, quindi stai tranquillo, appena finisce alle 21 stanno allora, qua. Allora aspetto tutti quanti qua nel locale. Assolutamente, vi aspettiamo qui a Casa Vatore dalla Principeria. E allora, forza Napoli, intanto guardate, senatore, ma... E non si può dire di no un panino come questo. C'è stato il senatore, sempre. Studio. I senatori mangiano sempre come per... No. Come no? È una battuta, senatore, la deve consentire. Comune, una battuta, gliela consegna. È una battuta, senatore, bisogna averla. Quindi i senatori che fanno? Io sono ex, fortunatamente. Allora, ex senatore, allora, basta con mangiare, senatore, facciamo un morso. No, inizia il secondo tempo, devo finire perché mi devo godere il secondo tempo. Ex senatore, c'era una canzone di Maravella che faceva come bello mangiare. Sembra. A te la linea, capitano. Ciao, zio Dino, grazie, a dopo. Ci abbiamo la pubblicità, due minuti, ripartiamo con la cronaca in diretta dei secondi 45 minuti tra Barcellona e Napoli. Il primo tempo, come recita anche la nostra grafica, è finito 1-0, decide il gol di Zielinski, restate con noi. Secondo tempo di Napoli-Barcellona con un'azione d'attacco del Napoli che reclama un calcio di rigore per un atterramento in area di Osimhen su un cross che arrivava dalla sinistra. Si è rialzato il nigeriano, non protesta più di tanto, si continua a giocare, sempre 1-0 ovviamente il parziale, si gioca da due minuti, non ci sono stati cambi nel Napoli e credo neanche nel Barcellona, Carlo. Sì, non ci sono stati cambi per nessuna delle due squadre, adesso Pedri aveva cercato Aubameyang ma è stato bravissimo Koulibaly ad intervenire.
E il Napoli prova a ripartire con Fabiano, però che perde una palla sanguinosa. Adama Traoré la recupera in fase offensiva, può puntare Koulibaly, 1-2 con Aubameyang, li ferma Juan Jesus, ottimo, e poi Koulibaly spazza via. Comunque, caro Danilo, nella filosofia del calcio spagnolo e soprattutto del Barcellona, questi vogliono entrare in area di rigore fino alla fine con il pallone attaccato al piede. Hanno fatto Marenna a Saraghella. Benissimo. Allora, con questa espressione, cara Giovanna, Marenna che cosa avrà... Io ho capito Marenna Sarajevo, invece com'è la cosa? Marenna Savarella, Savarella, i pesci. Ok. E vince pesce pesce. Allora, non è che perché uno sta nell'attore. Allora, non è che uno sta nell'attore. Attenzione, state passando a parlare. Allora, ragazzi, fate parlare un attimo solo. Spiegaci. Fatela trarre una bestia alla volta, vai. Allora, non è che perché voi state che fate l'attore, o mare dentro, mare fuori, con la finestra, la finestra, diciamo, uno che dice questi termini in napoletano verace, diciamo, deve essere, diciamo, bullizzato da voi. Comunque è Marenna Saraghella. Saraghella. Saraghella, piccoli Saraghella. Ok. Sì, quindi vuol dire... che cioè sì stai fresco Barcellona volesse trasi, capite? Ah, ho capito. Ah, come ah, devo ah, dire? Hai anche intonato, l'ha detto, stai fresco. L'ha detto quasi in dizione. Vabbè, però allora. Attenzione. Era limitata. No, perché stavo quasi per chiedere scusa, non volevo fare questa perché cosa. Perché mi scocci, capito? Che voi fate che scherzi. Anche perché voi scherzate e ridete, ma qua c'è un ex attore, tra le altre cose. Accademia d'arte drammatica. Non è bella borbita da misare a drammatica. Ha chiuso dopo che io mi sono diplomato. Però non c'entra. Ricordiamo chi c'era in classe con te. A basso gesto, a parovità. Ma che abbiamo no, non lo so, mi ricordo neanche chissà, ha 20 anni che non faccio, però mi sono divertito, diciamo, non è che il pallone a spiovere. No, per l'amore del cielo. 0817 814 14 per parlare in diretta telefonica con noi, tra poco vi mandiamo in diretta, dica pronto, via. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Io sono Mauro e chiamo da Casoria. Buonasera signor Mauro da Casoria, abbiamo nominato varie volte Casoria. È un momento particolare di divertivo con voi a godermi questa momentanea vittoria del Napoli. Perché momentanea? È momentanea, per il momento. Per il momento è momentanea. Speriamo che sia anche definitivo. È un bel momento. È vero. Per il momento. Assolutamente. Questo momento è un bel momento, il Napoli vince, mia moglie pulisce i leggendari fiarielli. Ci stiamo divertendo. Mi può passare la signora? Come no? Come si chiama sua moglie? Buonasera. Buonasera signora De Friarielli, qual è il suo nome? Vera. Vera. Allora, buonasera signora Vera, mamma mia, lei sta cucinando i friarielli? Eh sì. Ma li sta cucinando o come si dice in italiano li sta ammunnando? Allora, li ho appena finiti di ammunnare e adesso li stavo sciacquando. Per poi cucinarli. Come li fa? Sanchez vuole sapere come li fa. Allora, come da napoletana ricetta, io lo peperoncino e li butto direttamente a fuoco vivace. Brava. Senza bollere. Il rusticone dice giusto. Coppola? Ha ragione Vera, brava, così si fa. Se ci sta qualche fettuccio che li fa bollere. No, non si fa, perché poi diventano quasi salanzalata. Possiamo sfatare questo fatto. La signora adesso qui bisogna fargli un applauso perché... nessuno più vuole friggere. Bravo. Oggi andassi a casa con sta roba. No, non friggere perché è tempo. No, perché fa male. No, perché sembregno di vano. No. Vecchio stampo, bravo Mauro. Le cose che fanno male proprio, insomma. Bravo Mauro. Mauro, ma la domanda più importante è... Vai, spara. Il fiariello è accompagnato dalla capa sasic. No, stavolta no. Un colpo a cuore. Stavolta no, la leggendaria cotoletta napoletana. Ma alla grande! Alla grande! Ti vogliamo così! Ti vogliamo così! Grazie Mauro. Di troppo buono, amico mio. Un abbraccio.
Ciao Mauro, un abbraccio a te, a Vera. Comunque, siccome io non mangio salsiccia, perché non sono un amante della salsiccia, vicino Friarella la purpetta fritta merita. Pure la mortadella, no, ragazzi, così come la costoletta. Però voi guardate la cotoletta di carne, se è fatta a Massieri, che Friarella fatta come piena si deve. Piena d'olio. Sono, no, è un piatto che dopo puoi avere a che fare pure con Rocco. Hai ragione. A questo punto salutiamo Ardolino Carni. A questo punto sì, questo perché punto. Guardate la cotoletta che fa Ardolino, mi pare che è tale qua, la che là. Scusate, però colgo l'occasione perché si parlava di olio, saluto Caramella, cambio d'olio. Ma dopo cambia lui. Caramella, no, però guarda, fa tu cambi l'olio da ammenda, bene, su può fare i friari. No, non fa che sì, te ne voglio proprio prima scelta. E prima, a questo punto, a proposito di olio, voglio salutare mia cugina Giovanna. Che lo fa lui? Ce ne sembri capillo insavato. Cross del Barcellona in area di rigore, svetta di testa e allontana Rachmani, ma adesso il Barcellona prova una sorta di pressing. Fatto una battuta bella che non... come mai? Ma che sei stato vicino Giustiniani a fammi di insulti. Era l'unica che ci aveva dello spettacolo che farà tra una settimana al Teatro Totò. Iacolo, andiamo in cronaca diretta, via! In questo momento c'è solo una squadra in campo, che è il Barcellona, sta palleggiando con Nico Gonzalez e Pedri al centro del campo, ha trovato Ferran Torres che va a inserirsi, prova anche la conclusione, lo ribatte Rachmani, c'è calcio d'angolo per il Blaugrana. Anzi, lo seguiamo. Vediamo chi va a battere. Era Aubameyang comunque che si era centrato, è andato al tiro, murato da Rachmani e Koulibaly. Ci fanno vedere anche l'azione di prima, Minguezza che è sceso per la prima volta, c'è stato un bellissimo colpo di testa in diagonale di Di Lorenzo che ha coperto la porta. Perfetto, perfetto. Allora, seguiamo ancora l'evolversi dell'azione da calcio d'angolo, da corner con De Jong che va dalla bandierina, occhio in area di rigore, marcature ad uomo, ovviamente parte il cross sul primo palo, allontana Zielinski e ancora il Barcellona, Carlo. Sì, Jordi Alba la mette di nuovo in mezzo, cercare Aubameyang, la palla passa, l'arbitro però fischia un fallo, probabilmente su Koulibaly, quindi Napoli si salva. Perfetto, sempre 1-0 per il Napoli, ricordiamo, anzi tra poco vi diciamo anche la composizione della panchina del Napoli, perché ci sono delle defezioni importanti, soprattutto sulla fascia, perché non ci sono né Politano né Lozano e non c'è ovviamente neanche Lobotka. Comunque cambia disposizione Luciano Spalletti, rincalzi sicuramente di qualità. Tra poco vi faccio vedere anche i consigli della Tecnopur, lo so Adele che devi rifare il tetto e il cappotto a casa. Sì, infatti sono curiosa di vederli. Lo so, ti ho letto nel pensiero. Tra poco ti faccio vedere come devi rifare il cappotto termico a casa tua. Allora, 0817814 14, ma andiamo in onda una telefonata. Signor Biagio, mi dica lei quando siamo pronti per mandarla sul filo del fuorigioco, scatta Osimhen, credo che però sia ben oltre la linea difensiva del Barcellona. Prego, tocca a lei. Pronto. Chi è? Bello. Appiccia una sigaretta. E pronto? Pronto, Lucio? Eccoci! Ciao, buonasera, sono Tommaso. Ma non ci vedo, non ci credo, non credo, quello è Tommaso, è sempre il nostro amico Tommaso. Tommaso, questa sera ti lascio parlare con due splendide signorine. Vai Giovanna, parla con il nostro amico Tommaso. Buonasera Tommaso, come sta? Buonasera, non c'è male, sto bene. Guarda Tommaso, scusa un attimo, quando faccio domande risponderò per mezz'ora. Come ha parlato Giovanna? Immediato. Vai Giovanna, vai, ti lascio a Tommaso. Ma da dove chiama? E posso dare del tu? Sei imbarazzato, sì, aspetta, hai visto questo, adesso? Lucio. Ehi, Tommaso. Tommaso. Che è successo, Tommaso? Tommaso? Tommaso. Sei chiuso a cagnare la maglietta, Tommaso. Tommaso, il primo piano di Giovanni Giveroni, Tommaso. Da bar, no, bar. Tommaso. Bar. Attenzione! Ma per chi? Per noi? Sì. Per loro? Per loro. Per noi? Mannaccia. Allora c'è un intervento della CEC per un calcio di rigore, ma non abbiamo capito bene. Era nel campo del Barcellona. Però dobbiamo capire se l'arbitro ha fischiato fallo per un'azione precedente. Calcio di rigore per il Barcellona. Potenziale calcio di rigore per il Barcellona. Per un tocco di mano. Speriamo che lo sbagliano. No, è rigore. È rigore. Buonasera. Ciao, ciao. Ciao Tommaso, ciao. Calcio di rigore per il Barcellona per fallo di mano di Juan Jesus. Non parlava più Tommaso. Ecco perché c'è... Si è congelato. Non esce, si muove la lingua a gando, come sono detto. Questione di priorità. Come si faccia a essere Napoli? Ti ricorderemo così. Calcio di rigore per il Barcellona per fallo di mano di Juan Jesus. Ma poi dopo tanto tempo. Cosa è un quarto d'ora fa?
Purtroppo. Cioè, in due primo tempo è successa questa cosa. Come funziona? Ma come si fa a chiamare un rigore del genere? Iacono? Questi rigori li danno in Europa. Ma danno, più che altro, allora, cioè, guarda il braccio largo, vedi, il braccio è larghissimo, tu accesso, quindi allarga la sua superficie corporea. E il pallone colpisce, se teneva la mano legata al corpo. Ma sta correndo, non fa sì, però non può tenere la mano così alta. Calcio di rigore per il Barcellona, siamo giunti al 58esimo minuto, c'è la possibilità per il Blaugrana di arrivare al pareggio, dovrà essere Meret a sapersi opporre al tentativo di Fernan Torres, grande giocatore del Barcellona, non spoilerate niente, vi raccomando, parte Fernan Torres. Possibilità di pareggiare per il Barcellona, concentratissimo il giovane e talentuoso calciatore spagnolo, parte tiro, no. Immobile Meret, il pareggio, Meret ha fatto la presenza, e niente, non si è mosso Meret, è rimasto al centro e Fernan Torres l'ha completamente spiazzato perché l'ha messa bassa nell'angolino a sinistra per il pareggio del Barcellona, quindi tutto da rifare, siamo di nuovo in perfetta parità perché lo ricordiamo, da questa settimana nelle competizioni europee non valgono più i gol in trasferta, quindi siamo in perfetta parità. Coppola. Per me non è rigore, non è possibile, perché il calciatore sta difendendo, l'ha toccato con l'unghia e poi dobbiamo andare a vedere anche il rigore nei confronti di Osimhen, perché se in Europa danno questi rigori, non ho capito perché non ha dato quello quando questo ha atterrato letteralmente Osimhen in attesa che arrivasse il pallone dal suo compagno. No, ma io questi rigori non li darei, non li darei mai. No, vabbè, se hai dato questo, allora io sono d'accordo a non dare quel rigore, però attenzione, si era di chiudere. Ancora il Barcellona in attacco contro Traoré, cerca di chiuderlo Rachmani. Ci mette una pezza questa volta Meret, attaccato anche poi da Fernan Torres, si lamenta adesso Koulibaly. E qua potrebbe cambiare ovviamente l'inerzia della partita, ma il Napoli non deve essere bravo a non scomporsi, anche perché un risultato in trasferta, un pareggio in trasferta a Barcellona, insomma, non è assolutamente da buttare. Oh, Michele Chianese. Rigori così magari non li danno in Italia, in Europa li fischiano, ci dispiace perché veramente, come diceva Diego, sembrava l'azione di un quarto d'ora prima, però il VAR è anche questo. Beh, speriamo solo come... Sì, però perdonatemi, sì. Ma con la tecnologia che abbiamo, d'accordo? Per quale motivo mi vai a fischiare una cosa che è successa, penso, 6 minuti prima, 5 minuti? Quando infatti non sapevamo sto check, cioè, a quale episodio... E poi chi l'ha chiamata, capito? Cioè, bella e buona, chi sa... Oh, a proposito, scusate, mi hai scusato. Cioè, ci dovrebbe stare anche, secondo me, un termine massimo. Cioè... Vabbè, ma quello è rumeno, Stutzinger, no, ancora! Sages! Allora, come facciamo questa faccia? Allora, io ho origini, cioè, quindi, no, rumena no, ma quelle origini lì da parte di mamma, quindi diciamo non si offende nessuno, i parenti miei sono tutti Zinger. Ah, sì? La verità. Coppola. No, io dico semplicemente che se in Europa fiscono questi rigori, a me mi sta anche bene, però c'è anche su Osimhen. E quindi diciamo, chissà, arbitro... ma chi diciamo, fra un quarto d'ora chiamerà quello di Osimhen a questo punto? No, e chi c'è il problema? Allora, è arrivato dopo. Se ha chiamato questo, deve chiamare anche su Osimhen, perché quello di Osimhen è ancora più grave che sta. Ma non è una... Dice, ma voi piangete, come dicono parecchi tifosi. Guarda però il Napoli da grande squadra come va in avanti con Osimhen che ruba il tempo e lo spazio. È da solo in aria la crossa, nessuno riesce ad avere la sua stessa velocità di seguire l'azione. Poi c'è un fallo ai danni di un difensore del Barcellona, ma questo è l'atteggiamento giusto che deve avere il Napoli, di rialzare prontamente la testa, di non farsi intimorire dai 60.000 che... siedono questa sera al Campo Nuovo. Tu dico, come cambiano, se cambiano le quote? Ovviamente le quote cambiano. In questo momento il risultato favorito è l'X, quota 2.10, è più quotata, insomma, c'è una quota migliore per quanto riguarda il Barcellona per un'eventuale vittoria, la quota è 2.50, mentre la quota Napoli salta a 5, quindi sale di parecchio. Colantuono, dacci una bella carica, vai, un momento musicale. Ce la farai, ce la farai. Thank you. Errori che ripensando oggi non farei, ma questo mondo di meno tu chi non sbaglia mai. Tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via.
ero convinto sarei riuscito a cambiarti un po'. Ero sicuro che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io ti dicevo ti amo tu, mi dicevo ti amo ci a tutti. La felicità I need you back. La felicità I need you back. Felicità. Bravo maestro Colantuono. E adesso la partita si fa molto molto bella perché può succedere davvero davvero di tutto. C'è stata una conclusione di Aubameyang molto pericolosa. Eh sì. Cambi in vista in casa Barcellona. Andiamo al telefono 0817 28 14 14. Prima però ci abbiamo i consigli della Tecnopur. Chiedo 30 secondi di pazienza agli amici da casa. Andiamo al telefono, pronto? Salve, buonasera, Luca da Napoli. Volevo fare complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo fare una domanda a tutti gli opinionisti. Ma Insigne è già stato rotto, che voi sapete. Grazie. Grazie, Luca. Però effettivamente Insigne, ragazzi, stasera non pervenuto. Ma non è stato mai menzionato nella partita. Ero convinto che non si più canna. No, però c'ha ragione, perché insomma mi era passato un attimino... Devo dire che non sta passando, non sta facendo le migliori partite dopo l'annuncio di Toronto. Credo sia stato solamente un caso. Forse io tenterei la carta Mertens, spero che non lo faccia entrare negli ultimi minuti, ma lo faccia entrare. Io però voglio fare una domanda, però non è una domanda polemica. Se tu firmi un contratto che tra 4 mesi prendi 10 milioni all'anno, sì, ma lo metti il piede... Lui con quel gesto del bacio alla maglia allo stemma dicendo io fino alla fine sarò qui. Da professionista dovrebbe farlo. Sì, sono d'accordo, ma infatti io non dico che non è professionista, è una domanda che mi faccio. Nei momenti in cui parliamoci chiaramente, io per esempio so che da qui a 6 mesi mi vado a prendere 10 milioni a stagione, ovviamente io devo stare integro. Che cioè, chi è che si mette a combattere rischiando, magari, non succede, non succede. Ma io posso pensare anche questo. Questa non è una critica, perché siamo il nostro capitano napoletano, poi ognuno la pensa come vuole. Io dico che a questo punto ha trovato l'accordo con il Toronto e giustamente ha pensato anche al suo benessere personale. Io non voglio entrare nel merito, però io penso... Vai Dario. Io sarò un romantico, invece io ritengo che Insigne secondo me la sta soffrendo questa cosa. È infimato. Il fatto che sta realizzando che sono le sue ultime partite del Napoli, secondo me non lo faccia stare psicologicamente così pronto. Io sono convinto di questo. Anche se da questo punto di vista, penso che... Stiamo giocando contro il Barcellona, abbiamo giocato contro l'Inter, non è detto che un calciatore debba fare grandi prove ogni partita, soprattutto poi contro queste grandi squadre. Ma Insigne in realtà sono diverse partite che non fa delle grandi partite. Anche prima della... Sì, esatto, però secondo me c'è anche la firma del contratto. Ma pure da spezzare però una lancia a favore di Insigne, no? Soprattutto stasera sta giocando a 50 metri dalla porta ha fatto vecchi recuperi e sta rincorrendo Adama Traoré da praticamente 70 minuti e lo fa tutte le partite, anche con l'Inter ha fatto lo stesso. Chiaro. Quindi non si può chiedere a un giocatore che ha il fisico di Insigne di correre indietro, di difendere e poi di attaccare ed essere lui negli ultimi 20 metri. Cioè, ragazzi, la Cassazione, Adele, tu con chi ti schieri? Bene, ma andiamo alla pubblicità. Giovanna? Io sono d'accordo con lui che ogni tanto mi suggerisce chi sta passando la palla, quindi io sono suo team. Stai impegnando. Sì, ma è già impegnata, se stai impegnando, ma è già impegnando. No, lo dico a te, in generale. Non perdere lo team, si fa palla corta? La palla corta. Abbiamo noi stiamo parlando di palla di pallone calcio. Ok, perfetto, benissimo. Io sto parlando, tu lo sai, io ti devo vendere, ragazzo gigolò. Una volta facevi giornalista, ma devi fare uno di tutto, devi essere un marchettaro. Ma poi lui ci rimane male, capito qual è fatto? Cioè lui si innamora a livello di ogni quarto d'ora. Perciò non lo voglio mandare a Di Mare.
Perché se mandiamo a Di Marco che sta nella volta buona, diciamo, fai i vestiti, e a Macorra Di Marco la bomboniera a mano. Ecco, perché chissà, non possiamo. Io eviterei, organizziamo la squadra di Tibuluna, lui può arrivare fino all'Emilia Romagna. Iacono c'è a Di Marco, te lo dico ogni già. Ogni delusione un romanzo, che già stiamo optando, non andare a romanzo che ha scritto. E comprate il mio romanzo. Esatto, Gian Filangieri, sempre, mi raccomando, nelle migliori librerie. Allora, Carlo, cambi in casa Barcellona. Sì, è entrato Busquets al posto di De Jong, è entrato Gavi per Nico Gonzalez e poi è uscito Adama Traoré, è entrato Dembélé. Quindi tutti i cambi tecnici. Di grande qualità, tra le altre cose. Andiamo ancora al telefono, pronto? Pronto, Lucio, buonasera. Grandissimo, come stai? Lucio, io sto bene. Lucio, vi devo ringraziare perché io da zona non tengo scarpe, non tengo niente. Tengo solo al bull che mi faccio godere, perché come mi si sono avanti in diretta. Ma quanto grazie sei bello. Grazie a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie, poi ma grazie a te. Secondo me un friariello, andiamo di capo un pezzo casaccio. Bravo, ragione, bravo. Io vivo solo, Lucio, io vivo solo. Hai fatto soffritto. Tengo una bella bottiglia di vino rosso, ma la faccio. Ragazzi, io qua... Oggi e fa tringa a tutto quanto. Ma sei un grande, ragazzi. Però c'ha ragione, perché per me è il cosiddetto piatto carnevale. Cioè, a polpetta rosso. A pizza calò. Pizza calò va bene. Pizza calò, poi se ti piace pizza calò, veniamo. Sta a Piazza Cannazzarro, è la fusione tra pizza calò e calò. Allora... Eccolo qua, ah, vuoi salutare Danilo? Io mangio la pizza, tutti i costi gratuiti, ma io gli ho fatto una grande figura. E ci vado la pigliare un marnara, tutti i costi gratuiti. Alla grande, non è pesante. Bene così. Poi venga la prossima volta, perché io mo ci manco da un po' di tempo. Quando venga la prossima volta, lo porti più per tragare. Perché lo vogliono che ci ama in diretto, soffritto. Sì, no, basta che mi dici soffritto a vino russo e spaccate già. ma mo fai uno sconto, non hai capito. Ma pensa a sapo, tu già hai fatto che sei solo tu, c'hai capito tu. Io non ti preoccupare, facciamo... Fatti di conoscere, dopo qua ci beviamo un poco di... No, però non sono solo, c'è un chihuahua messicano che ha fatto 15 giorni fa. È un mostro. Ma mio, chihuahua ha figlio. Ma quando è uscito? Io chihuahua ha figlio, è bellissimo. È bellissimo. Simono cristiani e due cani. Ma mangiano quando porti, no, a me mi fanno piacere. Quando vieni mi ha buttato un poster rotuio. Aspetta un po', ma ti posso chiedere una cosa? Ma sei così simpatico, un ragazzo preparato, eccetera, quanti anni hai? Lucio. Vai. Io ho sofferto tanto nella vita, veramente ho sofferto tanto. Io tengo 38 anni, però è come se vissuto come 360 anni, però ho 38 anni, dimmi che mi vuoi chiedere? Allora, sei così simpatico, come fai a non essere accompagnato nella vita? Allora, da quanto tempo sei in cerca dell'amore? No, non lo voglio proprio l'amore perché mi hanno buffato il palo. No! Per la serie ti vogliamo così. Ti vogliamo bello, così. Salutiamo i nuovi mostri a Striscia. Arriviamo a Striscia. Ciao, arrivando. Allora. Ciao, bacio, ciao amico mio, ciao. Che mangiamo da Rombia. Benissimo. Comunque, allora, secondo me lunedì è da Striscia. Sì, è probabile. Allora, cara Giovanna. Te l'aspettavi che dopo Mare Fuori venivi a fare una marchetta del genere? Possiamo dire, allora, tu sei stato in Rai, sei in Rai ormai da 2 anni, stai per girare la terza serie di Mare Fuori, diciamo che ormai c'è una carriera ben avviata. Fai anche teatro? Sì. Con chi? Dammelo Vigor Sol. Allora, devi sapere che è stato il mio regista Federico Scadozza che ha detto fai parlare Giovanna che io le metto l'urlo sotto. Madonna, la coronaria è zombata la coronaria. Allora andiamo da Dino Piacenti, zio Dino! Non si sente, dobbiamo riprovare. Allora, come ho detto pure a Diego, non posso godermi la partita, ma mi sto godendo voi, bravi! Salutiamo l'amico Ernesto Cataldo che ci sta guardando, salutiamo anche Giulio Bosso,
Che ci scrive Ciro Giustiniani? Danilo paga la gente, mi ricorda uomini e donne che pagano i cantanti. Ah no, qua c'è la polemica sui Mr. Hyde, ragazzi. Io non pago a nessuno. I Mr. Hyde saranno con noi anche perché ho i debiti fine 2038, ci fate conto stamattina. Benissimo, ok? Torniamo da Dino Piacenti, vai! No, non ce l'abbiamo. Mi scrive ci siamo e poi in realtà non ci siamo. Allora, 081, 78, 14, 14, è uscito Insigne? Sì, sì. È entrato un ass. Si è fatto male Zielinski, però si è rialzato. C'è un calcio d'angolo per il Barcellona dopo un salvataggio di Rachmani. Allora, calcio d'angolo Barcellona e poi andiamo da Dino Piacenti. Il cross sul secondo palo, cerca di colpirla al volo, tiro Sbilenko, palla out. Ok, tra poco torniamo alla principeria, non appena ci danno l'ok tecnico, che siamo pronti. Diamo la linea a Dino Piacenti. Ancora una chiamata, pronto? Ciao ragazzi, sono Corrado. Ciao Corradone, buonasera. Un abbraccio a tutti, anche a Sanchez, che è sempre bello rivederlo. Grazie, ciao. Allora, voglio comunque dico una cosa, sinceramente, se adesso in Europa si deve vedere un po' quello che si vede in Italia con questi calci di rigore, allora sinceramente qua vanno cambiate le regole, vanno cambiate diverse cose. Perché questo rigore regalato, giusto per rimanere in Spagna, è una ladrata. E, cioè, non mi va proprio giù. Poi volevo dire una cosa al Danilo, il magico Danilo. Ciao. Vabbè, Danilo, tu spesso comunque dici dai di mettere da parte un po' le critiche, però sicuramente, secondo me, un calciatore che magari poi dopo sa di non restare più... nella sua squadra cambiano le motivazioni. Insigne sì, è un periodo che non è il solito e quindi sicuramente le motivazioni non sono quelle. Però Corrado, il fatto è che comunque deve affrontare ancora 3 mesi e mezzo, 4 mesi con la nostra maglia e le deve affrontare bene, perché insomma il Napoli c'è una stagione, si sta giocando la stagione, sta giocando l'Europa League, c'è il campionato davanti. Quindi l'atteggiamento anche da parte nostra deve essere sempre di sostegno nei confronti di quello che sarà fino a maggio il capitano del Napoli. Ma questo ragazzi è sicuro. Comunque occhio a Unas, perché secondo me il gol del 2-1 lo fa proprio lui tra poco. Speriamo. Ciao Corrado, grazie, ci sentiamo più tardi. Ciao Corrado. Andiamo adesso da Dino Piacenti, eccoci. Grazie socio, mi senti forte e chiaro adesso? Adesso sì. Oh, meno male. Noi stiamo seguendo chiaramente in diretta tutta la trasmissione in studio di Luna Azzurra Stadio con Lucio Pierri, il nostro capitano, e tu e gli ospiti che sono veramente hai un parterre fantastico, impreziosito dalla bellezza delle donne. Quindi complimenti per questa puntata. Stiamo pareggiando 1-1 al Camp Nou per la prima partita dei playoff. Chiaramente poi ritorneremo tra 7 giorni allo stadio di Armando Maradona. E vi ricordo che questa sera, quando a mezzanotte beccate Weekend Dance, seguiteci perché c'è tutto Sanremo 2022. E poi farà piacere a Lucio Pierri, anche ai nostri ospiti, che la vincitrice di Miss Italia, Zeo Di Palma, quanto prima sarà ospite da te, caro Lucio. Quindi preparati per la bellezza. Abbiamo portato okay? Quindi bene questione a Zeo di qualche puntata. E sarà da te naturalmente ospite. Mi addentriamoci nella cucina perché lo chef Maurizio... Sera... Guardate che preparazione che c'è qui, la principeria al Corso Europa a Casavatore. Siamo che nel momento busy, insomma, nel momento momento bello. Lavoro, guardate, cosa c'è? Frittatina, panino. C'è frittatina, c'è anello di cipolla fritto, ci sono dei tuorli d'uovo marinati, delle polpettine con scaglie di parmigiano 36 mesi e ragù napoletano, abbiamo delle costine in salsa barbecue, abbiamo il nostro assistente esperto che è molto veloce, bravo. Pratico e indulgente anche, oserei dire. Ci veniamo. Ci abbiamo Antonio alla posizione friggitoria che ci fa vari manicaretti, tra cui la patatina, la nostra con pullet di porchetta artigianale, quindi fatto da noi, salse cheddar preparate da noi e quant'altro. Tutto sempre preparato da noi. Complimenti chef. Grazie. Complimenti veramente. Quindi poi vi aspetto loro qui a Casalatore. Principeria, guarda qui Lucio, che ti mando, ti piace? Guarda un po' che carne. Qui mamma sono veramente mia, i numeri uno ragazzi. È una vetrina, guardate, questi sono dei gioielli in vetrina.
guardate, 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 a chi piace la carne, chiaramente il posto giusto è proprio questo. Ecco qua che vado in... Buonasera. Buonasera. Si tolga la mascherina, signorina, che si chiama? Sempre Anita. Sempre Anita, sempre di forza. Ma quello zio Dino è sempre Zallandute e vecchio, non si ricorda cose. Giuseppe, che ti faccio passare naturalmente i nostri grandi amici. Il nostro ex senatore è un po' triste, c'è Lucio Pieri Tovella, ex senatore, eccolo qua. No, sono sconcertato perché un rigore come quello non si può dare. Parliamo di un lievissimo tocco con le punte delle dita, ma la direzione della palla non cambia, quindi è ininfluente assolutamente. Non riesco a capire come si possa fischiare un rigore del genere. L'arbitro andrà anche a vedere. È il Barcellona, no, mettiamola così, mettiamola così. E il Barcellona, mettiamolo in questo modo. Va bene, zio Dino, ritorniamo tra pochissimo da te, anche perché abbiamo un problema sul collegamento. E allora mancano 12 minuti alla fine del match, andiamo adesso in pubblicità, così dopo al rientro ci spariamo gli ultimi 10 minuti di questo appassionante Barcellona-Napoli 1-1. Tutto può ancora succedere, a tra pochissimo. 7 minuti alla fine del match, sempre 1-1, ridisegna il Napoli, Luciano Spalletti, una serie di cambi di cui ci dice Carlo Iacono. Sì, Demme ha preso il posto di Zielinski, ma al quit, quello di Elmas in questo momento, sta entrando anche Mario Rui, non ho capito ancora per chi però, e Mertens invece ha sostituito Osimhen. Mario Rui per Elmas. È uscito Anguissà. Ma al quit Rui per Elmas, ma è uscito Anguissà anche. Ecco, quindi Anguissà, Mario Rui. Seguiamo questo calcio d'angolo del Barcellona, vai Carlo. Palla per Ferran Torres che la mette in mezzo a cercare un colpo di testa di Eric Garcia. Quasi autogol, crampi per Fabiano. Crampi per Fabiano che ha disputato un ottimo match tra le altre cose, uno dei migliori sicuramente in campo. Banane, quando cioè, ci vogliono le banane, dico per i crampi. Sì, potassio. Sì, sì, potassio. Sta per entrare anche Luke de Jong, l'ex calciatore di Siviglia, che decise anche una Europa League, quella contro l'Inter, contro le altre cose, se ricordo bene. La decise lui e la decise anche... Un giocatore che Xavi sta utilizzando poco, però poi quando lo mette dentro riesce a trovare il gol, ne ha trovati 4 negli ultimi Esce tempi. Aubameyang, ex calciatore del Milan, uno dei grandi rimpianti del Milan. E pensa che il primo gol in Europa di Aubameyang è stato proprio contro il Napoli quando giocava al Borussia Dortmund stagione 2012-2013. Dove Lorenzo Insigne fece un eurogol con la punizione. Vero. E lì tutti quando, ah, che fenomeno, ma oggi non è buono. No, io scuso la tesi di Danilo Cocco. Non ci calciamo, diciamo, no a giugno, diciamo, di quelli di carreggiate. Allora io non ho mai detto che in Napoli... Ma no, io sto dicendo... Ma tu devi dire a maggio, perché... No, non ho parlato. Io sto dicendo... Sta cominciando già quella pressione. Ma no, l'hai detto. Io sto dicendo una cosa a favore di lui Danilo. Lui è per la pace, che si è messo con Montgomery qua. Montgomery. Senta, Coppola, però io adesso non è che voglio mettere zizzanie. Posso dire una cosa? Come? Perché sta cosa che lei ha detto poc'anzi mi fa molto riflettere. Lei in pubblicità ha detto... Spalletti sta facendo con Mertens quello che ha fatto prima con Totti e poi con Icardi. Ho questa impressione, ho detto speriamo, tu ovviamente perché sei per la pace hai tolto speriamo, ma io spero che non sia così, però sto vedendo un atteggiamento, capite, di Mertens. Dici, troppo pochi minuti. Sì, perché non potendolo fare con Insigne, perché già ha firmato con Toronto, quindi Insigne già ha perso l'obiettivo. Secondo me ha preso qualche fissazione, che Spalletti non è nuovo. C'è dell'ostracismo. No, come? No, il sugatore non lo so. E questa è l'anno prossimo lo compra in Napoli. Lui sono ostrico, ostracismo niente, ragazzi. No, le ostriche vanno essere pure paesane. Esatto. Perché se no ti possono vendere, per esempio tu come sei combinato, prenderanno c'è una cosa per un'altra. Esatto. Perché lo so già. Lo so, cioè, a te come ti vedono a te, ma niente tranne per se figli sotto a bulla. Sì, perché sei proprio, soprattutto nelle settimane di San Valentino, perché tu sei il classico tipo che per farsi fidanzare, per fidanzare, se pigliano, che ne sai, lui 300 euro a culla di il ristoratore. E poi tu te vai pure a mano vacante a mia coppa. Lo so, cioè, per dire. Me lo so. Bene, allora, come vedete il nostro programma che va in onda anche su TV 2000, la radio... C'è la televisione del Vaticano, perché è tutto sulla pace e sull'amore. E su temi sociali. Ci vogliono tutti bene. Prego, Dari. Ti voglio fare un saluto. Sì, bravo. Al piccolo Antonio. Antonio è un
bimbo prodigio, un grandissimo portiere a 11 anni, oh. Un ottimo portiere, insomma, di Caivano. Ho avuto un intervento pochissimi giorni fa, quindi auguriamo di... Il grande tifoso del Napoli, tra l'altro. Mi salutiamo lui e la mamma, sì. E auguriamo di ritornare presto in campo. Mi raccomando, riprenditi presto, perché abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno... Il Napoli ha bisogno di un nuovo portiere importante. Assolutamente. Allora, a intanto qui c'è da soffrire Dembélé, mette a sedere Mario Rui, esce Meret, la tocca e la toglie, la toglie dalla disponibilità di un attaccante del Barcellona che resta anche a terra, adesso tenta il contropiede del Napoli, ma adesso è veramente un assedio del Barcellona che anche poco fa ha costruito una grande azione tutta di prima e poi una conclusione a giro alta. Adesso calcio di punizione del Barcellona, 88-30, ragazzi, andiamo in cronaca diretta fino alla fine, lo facciamo con Carlo Iacono, vai Carlo. Si gestisce la palla il Barcellona adesso con Dembélé, che è entrato davvero molto impante nella gara, molto energico, il francese sta cercando uno spazio, lo trova sulla destra a cercare Serginho Dest, che mette in mezzo, viene rimpallato, il Napoli prova a rifiatare buttando la palla in avanti, ma non ci riesce perché la riaggressione del Barcellona è davvero feroce, recupera palla con Busquets, che la gestisce per Gavi, allarga per Alba, è avvolgente la manovra del Barcellona ma non riesce ad arrivare verso la porta del Napoli perché è come se volesse entrare col pallone nella porta, tanti tocchi, poche conclusioni, adesso trova ancora Serginho Dest libero sulla fascia, la mette in mezzo a cercare De Jong di testa, non ci arriva e la palla ritorna però nei piedi blaugrana. Piqué allarga per Dembélé, uno contro uno contro Fabian, trova una bella apertura per Dest che mette in mezzo per De Jong. Mamma mia ragazzi, mamma mia, ha tentato l'Eurogol De Jong con una rovesciata al centro dell'area di rigore, fortunatamente non ha inquadrato lo specchio della porta, ma Barcellona vicino al gol. E dobbiamo dire, per quello che si sta vedendo adesso nel secondo tempo e in parte anche nel primo, questo pareggio mi pare che sia un ottimo risultato. Coppola? Sì, guarda, il pareggio fine ad ora è il risultato più giusto, fermo restando che per me il rigore dato al Barcellona è ridicolo, però il pareggio ci sta. Carlo, riprendiamo la cronaca, 90esimo, tra poco l'entità del recupero, credo 4 minuti, vediamo, ci sono state un sacco di sostituzioni, i minuti di recupero sono 6. Ah, è una partita. 6 minuti, ha ammonito Meret per perdita di tempo, quindi recupero che praticamente non è mai iniziato. Meret chiede ai suoi di venire incontro al pallone e va adesso al rinvio lungo, palla che oltrepassa la metà campo, il colpo di testa tentato da parte di Malquit che riconquista il pallone, prova adesso ad accendere la sua corsa per la prima volta da quando è entrato in campo, ossia pochi istanti fa, poi recupera il pallone Mario Rui, adesso il Napoli combatte, trova uno spazio dove infilarsi Mertens, c'è la sovrapposizione sulla sinistra di Mario Rui, lo vede e lo serve Mertens che vuole il pallone di ritorno, ma lui invece va proprio da lui. Allarga il piatto Mertens, conclusione centrale, ma buona azione della Napoli che riesce a tenere lontano innanzitutto il pallone dalla sua area di rigore. Bravo Mario Rui a trovare veramente con il tempo giusto di inserimento di Mertens il compagno di squadra. Peccato per la conclusione troppo centrale da parte del belga che si è fatto vedere per la prima volta. Adesso ancora il Napoli che già ha riconquistato il pallone sul settore di destra con Di Lorenzo, rischia la giocata del Napoli, infatti perde il pallone Carlo. E si appoggia su De Jong il Barcellona per risalire, ancora De Jong è dentro l'area, la mette in mezzo a cercare Ferran Torres, mamma vicinissimo mia, al gol. Qui tremiamo noi, ma è una partita stupenda, una partita stupenda. Fallo prima. Ha rischiato la giocata Di Lorenzo, in pressing gli hanno sottratto il pallone, con tre tocchi sono entrati nell'area di rigore e poi sul cross basso di De Jong, Ferran Torres. Nel primo tempo gol sbagliato da Ferran Torres, gol del Napoli. E quindi speriamo che possa ripetersi il copione del primo tempo. La Romania non è che stanno proprio bello con Sabito, Non è che la Romania si possono vantare. Ma scusate, ma Kovacs non è quello che fece quella cosa che fu accusato di razzismo? Fermarono la partita, quello del Paris Saint-Germain contro la squadra turca. Vedi un po', perché mi sta venendo sto dubbio, sai? Potrebbe essere. Mi sta venendo sto dubbio. Allora, ultimi 4 minuti di gioco, anche meno, 3:30 per la precisione. Chiedo di pazientare agli amici al telefono, poi vengo subito da voi alla fine della partita. Il lancio lungo, non riesce ad arpionare il pallone Mertens e quindi sfuma questa azione del Napoli con il Barcellona che cerca di riportarsi
in zona d'attacco, lo fa con Busquets, si va per linee centrali, la squadra del Barcellona cerca sempre di giocare palla a terra, adesso Piqué allarga per Dembélé, occhio al francese alla sua corsa, Dembélé ne sfida due, cade Mario Rui, ancora il Barcellona, siamo al limite dell'area di rigore, potrebbero andare al tiro, entrano in area di rigore, tenta la scivolata di Lorenzo, fortunatamente va sul pallone, sul secondo palo, poi l'intervento di testa, l'ultimo tocco è stato di un calciatore del Barcellona che resta anche intontito a terra, trattasi di Gavi, che si è scontrato con la testa, ma ha rischiato il Napoli, ha rischiato soprattutto di Lorenzo, è entrato in scivolata in area di rigore, lì se non prendi il pallone è tutta la vita calcio di rigore, non c'era fuorigioco, tutto regolare. È stato bravo di Lorenzo, mamma mia, che rischio che si è preso di Lorenzo. Tu dici? Vabbè, mamma vada pure a barra. Direi che veramente si è preso un grandissimo rischio. Anche è riuscito a sfiorare la palla alla fine, altrimenti non so. Ma poi non dice un quarto, va al bar. Dopo c'è dopo partita. Quando sei scemo, Coppa. Tu mi chiami, io vedo una rete. Certo, dobbiamo raccontare il rigore a quel punto, ovviamente. Allora, qui ci fanno rivedere il momento del colpo di testa e quindi dello scontro poi fortuito. Non credo che ci sia nessun check in corso, lo ripetiamo, Di Lorenzo veramente ha corso un grande pericolo. Hai controllato, Carlo? No, era quarto uomo Coltescu, comunque rumeno, ma non lui. Ah, non era lui, ricordavo, insomma. Cioè, nel frattempo sono finite le partite sugli altri campi. Lo Zenit perde in casa con il Betis 2-3. Il Borussia Dortmund, come dicevo prima, ha perso in casa con i Rangers 2-4. 2-4? Sì, ha perso 4-2. E il Tiraspol ha vinto 2-0 col Braga. Perfetto. Diciamo, potremmo mettere uomo sala pure stasera. E il Tedesco, c'ha quasi la lacrima di gioia questa sera. Sì, dai! Non fa niente, ma sarà per la prossima, ci possiamo, ritentate. Ci possiamo mettere uno pozzisciulo di canna un poco più pregiata. Allora, subito dopo il fischio finale andiamo a salutare Dino Piacenti e i suoi ospiti. Intanto il gioco è fermo da due minuti perché Mario Luisi si è fatto male. Lo stanno Fabian, medicando. Fabian. Era Fabian. La banana. E quindi turbante per lui. Invece la banana. Osimhen c'ha la coscia fasciata. Si è fatto male. Fabiano si è rotto a capo. Speriamo che non sai, c'ha la cima a parlare di noi a Cagliari. Speriamo. Comunque abbiamo tante amicizie in giro. Sì, vediamo che potremmo fare. Guarda Fabiano come è combinato con il turbante. Quello che fa quando per il momento non riesce a riprendere il. No, sì, mi combinano quando sono uscito dall'ospedale. Sì, però lui prese un camion di faccia, tra le altre cose. Sì, ha rischiato di morire. Vabbè, potevamo adesso. Una ventina di punti così, dai, per sotto Natale. Chi di noi non si scontra con un camion? Ho passato la vigilia di Natale. Io volessi vedere io, vigilia di Natale, tisic, così, spaghetti, così. Che malinconia, che brutta scena. Fatto 24, 25. Ma sempre perché lui non comprende quando la moglie parla. La mia ha detto, chi va a fare spesa? La mia ha detto, non ci scudi i punti. Mi punti lo supermercato, chi le piglia in fronte i punti? Perché io sono un maggiore che legge, quando mi dice una cosa, la faccio. Prende tutta la lettera. Allora, sarebbero finiti i minuti di recupero, i sei minuti di recupero, ma praticamente per due minuti non si è giocato caso infortunio di Fabiano che si è scontrato in aria con Gavi e quindi ancora il Barcellona probabilmente si giocherà fino all'ottavo minuto di recupero. Cross in aria di Dembélé sul secondo palo. La rimettono al centro quelli del Barcellona, la testa alta di Koulibaly a svettare su tutti, ma ancora a Barcellona, vai Carlo. Si gestisce adesso ancora il Barcellona con Pedri che viene dentro al campo, trova Busquets che ormai è diventato il vero regista della squadra, si allarga su Dembélé, prova l'uno contro uno, Dembélé prova ad accentrarsi, torna dietro da Busquets che fa girare il pallone sulla sinistra, c'è Alba proiettato ormai in avanti, ancora per Busquets, poi Pedri mette in mezzo a cercare De Jong, questa volta la colpisce, Meret, facile. Il Napoli in 10, eh? Napoli in 10 perché Fabiano non è rientrato ancora in campo, c'è da soffrire forse per altri 30 secondi, ma il Napoli sta uscendo da questo stadio incredibile che è il Campo Nuovo con un risultato davvero positivo di 1-1, è vero, peccato che non valgono più i gol in trasferta perché poi a quel punto il Barcellona sarebbe stato costretto a venire a Napoli a fare la partita. Super Gavi qua. Sì. Bravo ancora nella diagonale difensiva il Napoli. Credo che Fabiano non riprenderà più il gioco perché lo vediamo ancora alle prese con i sanitari. Forse l'ultima palla per il Barcellona perché siamo giunti al settimo minuto e 30 secondi del
recupero, il colpo di testa di Lorenzo, allontanare il pallone. Busquets, poi Pedri, ancora Busquets, questa la palla, no, dell'Ave Maria per il Barcellona, Dembélé fa girare Busquets a cercare Dest, entra nel campo, Dembélé ancora, atterrato Dest. Lì c'è fallo. C'è fallo. Finisce qui. No? No, fallo per il Napoli. Ah, fallo per il Napoli. Fallo per il Napoli, quindi secondi preziosissimi che vanno via. Siamo giunti all'ottavo minuto. Arbitro, io credo che è arrivato pure il momento di andare da Pizzalo a mangiare, secondo me. Poi vedi un po' te. Io penso di sì, perché come la vedi, Danilo? Stomaco a quest'ora. Esattamente, allora, mangiamo poi tu presto, si fa tardi. A una certa età ti uscite pure in danottanta, no? Se mangi tardi. E niente, si continua a giocare. Ci ha mafollato che biscotti. E questo è il commento tecnico di Danilo Coppa. Sì. Per dire che stanno passando un sacco di minuti di recupero. Ecco fatto, abbiamo finito, ma ci fa perdere pure l'aereo, visto. L'aereo addirittura. Perché noi teniamo. Ah, per il rientro dei giocatori del Napoli. Hai capito? Ma chi fanno pure il check-in poi loro? Non ho capito. Fanno il check-in. Non di. Chi è questo? Ancora Napoli, ultima chance per la squadra di Luciano Spalletti, per Mertens. Viene fermato sul più bello in area di rigore da Dest, che va al rinvio. Ragiona sempre, palla a piedi. Fatto non gliela ruba e finisce qui 1-1 tra Napoli e Barcellona. Ottimo risultato nell'andata. I sedicesimi di finale di Europa League. Luciano Spalletti si lamenta con il quarto uomo, probabilmente ancora per l'episodio del calcio di rigore di cui si parlerà a lungo. Andiamo subito da Dino Piacenti per i saluti finali con i suoi ospiti. No, non ci andiamo da Dino Piacenti, l'abbiamo perso? Finito il collegamento. Caso passato. Che piange. E allora chiediamo, salutiamo tutti gli amici della principeria di Via Salvatore. Allora, giro rapido con gli ospiti. Sanchez. Sì. Che devo dire? Buonasera, arrivederci, ci vediamo. Abbiamo finito. Ah, sì. Ci vediamo lunedì, che gioca Napoli-Cagliari, precisamente che gioca Cagliari-Napoli, e io ritornerò qui, ma solo ed esclusivamente per accompagnare Angela Melillo, che vi parlerà di questo straordinario spettacolo, perché sa gli agnanisti, dal 25 di febbraio al 6 marzo, al Teatro Totò. Ma che ne sai se non hai fatto il Varietà? Vieni anche tu al teatro. Se veramente non avete niente da fare, andate al Teatro Totò da Diego Sanchez. Adele Vitale, noi ti verremo ad applaudire nelle prossime tappe nello spettacolo bellissimo Tartassati con il grande Mattatore Biagio Izzo, con la produzione di Alessandro Alfieri, che io saluto e abbraccio, so che ci sta guardando da casa. Adesso salutato già? No, non ci salutano nessuno. Vabbè, comunque saluto tutti e vi ringrazio soprattutto per avermi ospitata qui, perché mi sono divertita tantissimo. Finalmente ho seguito veramente una partita dall'inizio alla fine, questo lo posso dire, perché vi svelo una cosa: quando facciamo spettacolo, Biagio, vabbè, è tifosissimo ovviamente del Napoli, quindi c'è sempre, quando ci sono le partite, c'è sempre il suo telefono pronto dietro le quinte perché deve sbirciare. Quindi, insomma, costringe anche noi, perché poi qua piace, cioè, che è successo? E quindi ovviamente dobbiamo seguire. Però, insomma, questa volta l'ho seguita veramente tutta dall'inizio alla fine e sono contenta. E ho scoperto che il calcio è un bel gioco, tra le altre cose. Sì, allora, andiamo da Dino Piacenti, l'abbiamo recuperato. Ce l'abbiamo? No? Non ce l'abbiamo. Va bene. Michele Ianese. Niente, bella partita, bel Napoli. Io lunedì sono da Pizzalò, ho il turno lì, quindi ci ribecchiamo prossimamente. Sì, la vado nella sua pizzeria. Antonio Russo, veniamo a salutarti a Rustigone. Spero presto, perché ormai assolutamente è già la seconda volta che sono qui. Che dire, l'altra volta in Napoli che ha fatto quando sei venuto? Vinto. Lui, porti bene, due partite, quattro punti, fatto bene. Quindi, non c'è due senza tre. Ma c'è due senza tre. Rustigone, devi tornare. Giù, allora com'è andata? Credo bene da quello che dite. Comunque un gol l'hanno fatto. Un gol sì, poi l'altro purtroppo. L'altro ci viene a trovare e ne facciamo un altro. L'altro io vengo a trovare e ne facciamo un altro. Va bene, grazie di essere stata con noi a Giovanna Sannino. Grazie a voi. E continueremo a seguire nella sua carriera. Tudisco! Abbiamo un ottimo risultato, penso che alla vigilia di questa partita Wix sarebbe stato sicuramente un risultato positivo per il Napoli. Purtroppo il Barcellona non è riuscito a farci fare il nostro gioco, ci ha surclassato sul piano proprio del palleggio, Napoli non è riuscito ad esprimersi. Pensiamo adesso al campionato, è importante non perdere, lunedì c'è la partita di Cagliari, dobbiamo riprendere il nostro cammino per avvicinare la vetta. Coppola? Beh, a me mi dispiace per il Barcellona che lascia questa coppa, perché comunque è una squadra di... È già ufficiale? Ah? È già ufficiale? È avvareggiato in casa, lo sono sempre. Non è possibile. Penso che non è possibile, non voglio fare l'uccello del malaugurio,
Detto questo, risultato importantissimo per il Napoli, pareggio, fermo restando che se c'è rigore per il Barcellona c'è anche rigore per il Napoli. Ci vediamo lunedì perché dobbiamo giocare a Cagliari, ok? Ciao Cufetti. Ciao Piacenti, ciao Piacenti, lo vedo in bassa frequenza, spero che lui riesca a sentirmi. Piacenti! Niente, Piacenti, niente. Non mi sente, lo vedo. Va benissimo, va bene. Allora non vado in pubblicità, aspettiamo di contattare Dino Piacenti. Allora, maestro Colantuono ci saluta con una bella canzone non sua, ovviamente. Assolutamente, di Pino Daniele. Ah, vedi?